l'accesso al podio, l'accesso in semifinale. Ed eccoli, stanno per entrare dal tunnel della camera di chiamata, li accoglieremo e poi accompagneremo il nostro Di Veroli sino alla pedana gialla, dove avrà le chance per saltare sul podio. È un salto difficile contro un avversario, il russo Limarev, che poco prima, eccolo qua intanto Di Veroli inquadrato, poco prima nell'assalto degli ottavi di finale ha sconfitto l'altro italiano, Valerio Cuomo. Un assalto Italia-Russia è sempre un assalto difficile, Alfredo. Assolutamente, è la storia della scherma, sono due scuole eccezionali, però abbiamo visto Davide oggi veramente concentratissimo, lo seguo da tutto il giorno, ha iniziato con un riscaldamento chiuso in se stesso, da solo, concentratissimo, l'ha dimostrato per tutto il percorso fino a questa finale, è stato sempre dentro negli incontri, prontissimo, mai fatto un errore per strada. Adesso affronterà questo russo molto forte, ha battuto il nostro Cuomo. La scuola russa è una scuola di provocazioni, di flash in tempo, però Davide oggi è in formissima, sta tirando veramente bene. Allora, eccolo qua proprio il russo Ivan Limarev, che come detto ha sconfitto proprio sul 15-14, quindi con la stoccata decisiva nella tabellone degli ottavi di finale, il nostro Valerio Cuomo, ma adesso ha di fronte Davide Di Veroli. Eccolo il russo a colloquio con il suo maestro, Davide Di Veroli, che ha all'attivo poco più di 3 settimane fa il titolo europeo, non soltanto tra i cadetti, lui che è ancora under 17, ma anche dopo 5 giorni si è ripetuto tra gli under 20. Un atleta su cui punta particolarmente la scherma italiana, un atleta di Roma, a colloquio in questo momento con il maestro Falcini, e vedete lì di sfondo anche il padre di Davide con il tricolore in fronte, mentre qui siamo sull'altra pedana, la pedana che vede di fronte il francese Luigi Middleton contro il kazako Yerlik Sertai. Nelle altre pedane gli assalti dei quarti di finale vedono il polacco Lubiniecki affrontare il francese Guin Fock, e nell'altra pedana, quella verde, il belga Loyola, di scuola cubana e di origini cubane, e l'ungherese Koch. Ma concentriamoci su questa pedana, la pedana gialla, il quarto di finale del mondiale di spada maschile giovani, Davide Di Veroli contro Ivan Limarev. E allora iniziamo subito spiegando la spada, questo assalto che vediamo appunto è quello che riguarda l'arma non convenzionale, il bersaglio valido è tutto il corpo, si colpisce di punta. Detto questo, tocchi tu, hai fatto punto, tocco io, fatto punto, tocchiamo entrambi, punto ciascuno, si arriva a 15. Questo in sintesi quella che è la spada. 3 minuti la prima manche, già consumati 30 secondi, fase di studio, anche perché l'arma, la spada è proprio l'arma tattica. Sì, chiaramente si può toccare da qualsiasi bersaglio, si può essere anche toccati qualsiasi bersaglio, perciò è l'arma più tattica che ci sia. Vediamo Davide che inizia subito a prendere l'iniziativa e schiaccia una metà pedana il proprio avversario, a cercare il tempo di entrata perfetta. E arriva la prima stoccata, eccola qua. Arriva la prima stoccata, molto bravo Davide. Ha atteso che l'avversario scaricasse il suo affondo per poi piazzare la botta dell'1-0. Si riparte. Tenta la botta al piede il russo. Russo che ha una impugnatura francese che consente di guadagnare qualche centimetro. Ma imparata no invece, perciò sarà un assalto che cercherà appunto di entrare in tempo, ma di parate del russo ne vedremo poche. Ancora vedete proprio la fase di studio molto ampia, stanno a distanza ma sono pronti, in attesa che l'avversario in questo caso faccia qualcosa. È una partita a scacchi che ha una velocità leggermente inferiore rispetto alle altre due armi, lo vedremo nel corso di questi 9 giorni. Sì, è partito Davide con l'idea di mettere subito la prima stoccata per poi chiudersi nella sua metà pedana e aspettare l'attacco del russo. Si vede che ovviamente si conoscono, perché fa tutta la stagione in Coppa del Mondo, sì, si conoscono con gli atleti. Parte in flash. Bravo. Benissimo Davide, bravissimo. Bravo Davide. 2-0, porta il vantaggio a più 2. 2-0, avete visto la flash è questa stoccata veloce. Esatto. Vedete anche tutto il pubblico nello spicchio di tribune, il pubblico diciamo di fede azzurra, con anche il capo delegazione Maurizio Randazzo, che Alfredo Rota conosce particolarmente bene. Il mio compagno di squadra. In quella Sydney 2000 che ci vide trionfare
e salire sul podio, sul primo gradino del podio. Ne parleremo comunque, Alfredo, non la scappi mica. Ancora Di Vero lì in difesa. Sì, Davide ha deciso di chiudersi per poi ripartire. Bravo. Con un contrattacco di nuovo, quasi uguale alla sfogata di prima. Aspetta che il russo lo pressi per poi lui partire invece contrattacco. 3-0. È impressionante Davide, ricordiamo che è un cadetto, ma ha una personalità che non è un giovane, è già assoluto praticamente, ha una personalità sulla pedana, non dobbiamo ricordarci, questo ragazzo è un cadetto, ultimo anno cadetto, partecipa a un campionato del mondo giovane, ha vinto un europeo giovane e questi sta giocando una medaglia nella categoria giovani, è eccezionale. Sì, tra l'altro è uno di quegli atleti che prenderà residenza qui al Cattolica Center, perché tirerà non soltanto oggi ma anche domani nella gara appunto riservata agli Under 17 e poi nella gara squadre Under 20 di dopodomani. Mancano 12 secondi alla fine del primo tempo. Gli atleti accettano di fermarsi, un minuto di pausa, potranno parlare con i propri tecnici. Davide Di Veroli, classe 2001, 18 settembre 2001, la sua società è la Giulio Verna Roma, il maestro Massimo Ferrarese non solo sta seguendo a distanza il colloquio tra l'azzurro, il suo atleta, e il maestro di staff della nazionale Falcini, ma siamo concentrati su quello che è invece l'angolo russo con l'atleta Limariev che ascolta le indicazioni che arrivano dal suo maestro. Lo dicevo prima, la scuola russa assieme alla scuola italiana è quella che in questo momento rappresenta la leadership, si contendono la leadership a livello internazionale. E il campo giovanile ancora di più. Assolutamente sì, basti pensare che ad esempio agli europei di Sochi di 3 settimane fa l'Italia ha vinto il medagliere proprio a Sochi, terra di Russia, seguita dalla Russia, anzi pareggiando esattamente il medagliere tra gli under 17. Si riprende, seconda manche, 3-0 per Davide Di Veroli. Altri 3 minuti. Ma il tema non cambia, Davide si chiude nella sua metà pedana, aspetta che il russo si scopra per poi ripartire. Tiene bene la misura Davide, lo provoca, aspetta il suo attacco per poi rientrare con una parata di quarto, flash. Poi cercheremo di spiegare anche la parata di quarta e le varie posizioni, colpo doppio. Colpo doppio, vedete le due luci che si sono accese, hanno toccato entrambi gli atleti, 4-1, rivediamo da quest'altra angolazione questo colpo doppio che comunque mantiene invariata la distanza sul piano del punteggio. 4-1, ritorniamo in diretta. Intanto sono passati già 30 secondi. Partenza in flash uguale, colpo doppio. Siamo 5-2, 2 minuti e 22 secondi alla fine del secondo tempo. Questa partenza in flash è anche una cifra, diciamo, di Davide Di Vero, il quale ha una particolarità, studia danza da quando era piccolo, continua la pratica della danza e poi studia tra l'altro l'istituto coreutico, e anche in questo senso la danza, la sua eleganza e anche le sue posizioni, bravo! Bellissima, bravo, la partenza, bravo, in tempo. Lo aiutano nella scherma. 6-2, avete visto anche la correttezza perché è andato a finire sul corpo dell'avversario e poi il fair play, ha chiesto scuse assolutamente accettate dall'avversario. Più 4 Di Veroli, 2 minuti alla fine della seconda manche, seconda di 3. Ancora Di Veroli, 7-2. Identica a quella di poco fa. Lettura del tempo perfetta di Davide, che provoca il suo avversario, poi parte in tempo perfetto e lo tocca alla spalla. Sono già 3 stoccate identiche che mette. Bravissimo Davide. L'arbitro va un attimo a controllare che il russo sostituisca in tempi celeri la propria spada su richiesta appunto dello stesso atleta. Eccola qua la spada che viene collegata al passante, sostanzialmente chiudendo così il circuito elettrico che parte dalla punta della spada, che ha in cima un bottoncino che sulla pressione chiude il circuito elettrico e dunque fa accendere le luci dell'apparecchio segnastoccate. 7-2, si riprende, più 5 Di Veroli, si arriva a 15. Ancora la partenza di Di Veroli, stavolta per bravo il russo a toccare, e quindi colpo doppio, lo vediamo anche da quest'altra
angolazione 8-3. Cerca il russo di alzare il ritmo per far cambiare qualcosa, ma nulla da fare. Davide trova sempre il tempo per entrare, il tempo di entrata. Come abbiamo detto prima, il russo ha un'impugnatura francese, perciò non è ancora andato a nessuna parata. E Davide questo l'ha capito e usa questa sua impugnatura per poter entrare in flash senza nessun problema. 9-3, forza Davide. È il russo che deve fare sostanzialmente l'assalto e in questo caso porta a segno la stoccata, forse è inciampato Di Veroli sulla... Ha sbagliato la partenza del tempo, è stato un po' fermo sulle proprie gambe, adesso si riprende con 1:08 alla fine del secondo tempo. 9-4 per l'azzurro. Questo esce, s'accuccia il russo, perciò evita la stoccata di Davide. 9-5. Deve adesso mantenere la calma Davide, calma che è anche una sua cifra stilistica. La sua grande caratteristica, mi pare sia importantissimo ora questa stoccata. 9-5, il russo in poco più di 30 secondi ha messo a segno due stoccate, ricucendo un po' le distanze. Adesso è un colpo doppio. Anzi, sì, colpo doppio, l'arbitro aveva fatto una mimica poco comprensibile. Ha annullato la stoccata perché sono usciti dalla pedana con un piede, perciò l'arbitro ha detto che non era valida la stoccata. Ecco, infatti, una mimica non proprio comprensibilissima. Comunque, il punteggio non è cambiato, stiamo sempre a più 4, perché stiamo ovviamente, insomma, da parte azzurra. E parte ancora la flash di Veroli che tocca, ma tocca anche il russo. 10-6. Mancano 28 secondi alla fine, intanto ci avviciniamo con questi colpi doppi alla 15ª stoccata, perciò tutto vantaggio per noi. Riprende studio, penso che finiranno qua questo tempo, il russo non vuole più prendere rischi, preferisce andare a parlare col proprio tecnico per avere delle idee nuove, perché non sa veramente come partire adesso. Ed ecco che l'arbitro appunto indica 1 minuto di pausa e allora Di Veroli va a parlare con il maestro Falcini, il russo con il suo coach, eccoli qua a colloquio, cerchiamo di capire anche un po' dal labiale, non che il maestro Falcini abbia un labiale assai semplice perché è una cifra anche di molti spadisti, l'ultimo il qui presente Alfredo Rota, quello di parlare un attimino sottovoce e quindi cercare di intuire il labiale non è cosa semplice. Tu che cosa diresti a questo punto? Ma chiaramente quello che si è visto che Davide ha le idee ben chiare, ha messo benissimo, è andato in attacco per mettere la prima stoccata, l'1-0 per poi chiudersi nella sua metà pedana, sta continuando a fare questo compito benissimo dall'inizio dell'assalto, sta funzionando, perciò chiaramente deve soltanto rimanere concentrato, che è una sua grandissima caratteristica, per portare avanti questo discorso tecnico che ha. È il russo il problema, è il russo che veramente non avendo una parata secca perciò non può contrastare queste partenze in flash di Davide, perciò si dovrà inventare lui qualcosa, sicuramente cercherà di alzare il ritmo perché questo ritmo qua non funziona per lui. Funziona per Davide e molto bene. Sulle altre pedane sono già conclusi gli assalti con il francese Guerfac, che ha superato il polacco Lubiniec per 15-10 e l'altro francese Middleton che ha vinto per 15-9 l'assalto contro il kazako Sertai, quindi due francesi sul podio. Ma noi seguiamo il terzo e ultimo parziale, 10-6 per Davide Di Veroli che ancora... Stessa identica cosa, partenza in flash di Davide, colpo doppio, il russo ormai tira dentro soltanto sulle partenze di Davide. E ci avviciniamo alla 15ª stoccata, siamo 11-7, 2:42 alla fine. 11-7, più 4 per l'atleta azzurro sull'altra pedana, ancora attiva quella verde. Il lungherese Koch in vantaggio per 7-6 sul belga Loyola. Intanto ha preso un colpo all'occhio Davide Di Veroli, forse è entrato qualcosa. Questa è una scheggia della maschera, a volte capita. Che magari con un colpo della spada parte un piccolo polvere nella maschera e si infila nell'occhio. Ma tutto a posto. Intanto vedete sullo sfondo il clan azzurro, tra cui anche le atlete di spada femminile che purtroppo
sono uscite anzitempo nel tabellone della propria gara, ma ne parleremo dopo, affrontando appunto la gara in rosa, che non ha regalato semifinaliste e quindi medaglie alla nazionale azzurra. Un po', diciamo, è una delusione. Ottima questa partenza di Davide Di Veroli, che si porta sul 12-7. Davide tiene il russo a metà pedana per non farlo partire, farlo partire solo quando vuole lui. Veramente ha fatto un bellissimo assalto Davide, controllato dall'inizio alla fine, 2 minuti alla fine. Di nuovo partenza in flash, colpo doppio, 13-8. Ormai possiamo dire che ha trovato questa chiave, l'ha trovata subito fin dall'inizio del primo incontro e l'ha tenuta fino alla fine. È proprio questa la sua forza, che impressiona, essendo un cadetto, ma ha una lucidità mentale di stare nell'assalto che è veramente da assoluto, proprio perché capisce, legge subito l'assalto e si comporta come deve fare. Altro colpo doppio, siamo 14-9, il russo non sa più cosa fare. 1.44 per mettere una sola stoccata e quindi prenotare un gradino del podio e conquistare la certezza della prima medaglia per l'Italia. Si è accesa la luce verde della stoccata del russo, ovviamente una stoccata in aria, un falso contatto perché erano ben lontani da te, lo stesso russo, vedete, non si capace di come sia potuto accadere. Potete notare l'impugnatura del russo, questa impugnatura francese, poi magari ne parliamo anche nel corso delle semifinali, delle differenze della impugnatura anatomica per Di Veroli, francese per il russo. 1.30 alla fine del match, 14-9 per Davide Di Veroli. Bravissimo. E parte 15-10 il punteggio finale con Davide Di Veroli, che non è che stia sprigionando chissà quale entusiasmo, ma Davide, hai appena prenotato un gradino del podio. Non è finita qui la tua gara, anzi hai ancora le semifinali, ma l'Italia può già festeggiare la certezza della prima medaglia in questo campionato del mondo. Il 5 con il maestro Vaccini, poi il saluto all'atleta, al maestro dell'atleta avversario e all'arbitro. Allora Davide deve adesso cercare di ritrovare la concentrazione in vista delle semifinali, la semifinale che lo vedrà sfidare il vincitore dell'assalto che è ancora in corso sulla pedana verde, dove continuiamo a seguire Davide, è giusto così. Vedete che ha anche stretto la mano alla volontaria che gli ha detto complimenti, adesso va a complimentarsi, riceve i complimenti tutto il clan azzurro, il maestro Mencarelli, poi il padre dietro, il suo maestro Massimo Ferrarese e poi il CT Sandro Cuomo, il capo delegazione Maurizio Randazzo, il tecnico delle armi della Nazione di Spada Antonio Di Biase e ancora Eleonora De Marchi e Federica Isola, le due atlete della spada femminile. Due atlete di spada femminile che, come detto, non hanno oggi purtroppo brillato. È stata la delusione di giornata, la spada rosa azzurra, perché era un'arma in cui puntavamo parecchio, ed eccole qua. Davide che si abbraccia con Federica Isola, con Alessandra Bozza e con Eleonora De Marchi. Davide che adesso guarda verso la pedana verde dove ha appena vinto l'assalto l'ungherese Koch, che si è sdraiato a terra. Eccolo qua anche Giampaolo Buzzacchino che si complimenta con Davide Di Veroli e qui invece il l'ungherese Koch che in rimonta sul belga Loyola mette a segno la stoccata del 12-11 e siamo ritornati su Di Veroli che ha consegnato al padre il foglio del protocollo. Sostanzialmente si dà all'atleta che approda in semifinale un foglio in cui si chiede di compilare con diciamo i principali risultati. Lui lo ha preso e lo ha consegnato al padre, ha detto papà pensaci tu cortesemente, mentre Koch ancora festeggia in pedana. E proprio Koch sarà l'atleta che sfiderà Davide Di Veroli nella seconda semifinale della gara di spada maschile. Ma noi
adesso con Di Vero Lickock che tornano negli spogliatoi possiamo concentrarci già su quella che sarà la gara femminile. Io per il momento ringrazio Alfredo Rota, perché ci ritroveremo per commentare le due semifinali di spada maschile, e da un campione olimpico passiamo ad una campionessa del mondo e vice campionessa europea, che, con la quale commenteremo insieme per l'appunto l'assalto, gli assalti della gara di spada femminile, vale dire Francesca Condancarlo. Eccola qua anche in favore di camera, ben ritrovata Francesca, e soprattutto buona Pasqua per questa domenica di scherma. Tanti auguri, chi l'avrebbe detto? Esatto. Ci saremmo ritrovati proprio qua a Pasqua in questa splendida cornice del Cattolica Center. Esatto. Sì. Tu che voglio dire hai all'attivo quella medaglia d'oro a squadre che dicevo prima in quella di Antalya 2009, ma poi come massima soddisfazione personale quell'argento europeo nel 2013 in quella di Zagabria, ma andiamo subito con le telecamere sul tunnel che ci porta dalla camera di chiamata alla pedana della finale, perché a breve andremo ad assistere alle semifinali della gara di spada femminile. Allora, chi sono giunte in finale? La prima semifinale vedrà la polacca Julia Falinska affrontare l'ungherese Emma Borzodi. La seconda semifinale forse tecnicamente più valida, perché vedrà la russa Anastasia Soldatova affrontare l'altra ungherese Kinga Nagy. Tu chiaramente non ti chiedo se conosci l'ambito under 20, perché ovviamente sei nella nazionale assoluta da tanti anni, però io credo che per ognuna di queste atlete, che tra l'altro hai seguito nel corso della giornata, hai una parola anche in termini di risultati. Iniziamo dalla polacca Julia Falinska. Sì, la polacca è quella che sicuramente sorprende di più oggi in questa semifinale, perché anche a livello di ranking under 20 è nella posizione 103 e non aveva esordito con un girone proprio grandioso, perché aveva solamente 3 vittorie, per cui dopo i gironi si è ritrovata ad essere la numero 73, per cui questo vuol dire che durante il corso della giornata ha comunque trovato la giusta concentrazione, ha fatto una bella gara ed è arrivata appunto fino alla semifinale a conquistare sicuramente una medaglia. L'altra, la sua avversaria l'ungherese Emma Borzodi, invece era numero 20 dopo i gironi e con tutte vittorie e una sconfitta in girone, quindi ha esordito sicuramente meglio questa giornata. Ma eccole qua, le presentiamo dopo le altre due semifinaliste, perché accogliamo anche noi le semifinaliste di spada femminile, la categoria under 20. Eccola la presentazione in pedana delle quattro atlete e anche ovviamente degli arbitri. Eccole qua, lo speaker della manifestazione va a presentare Julia Falinska per la Polonia. C'è l'ungherese che la schiderà. Andremo poi dopo. Probabilmente l'ungherese è una delle sorprese di giornata, perché non ha all'attivo ottimi risultati se non un terzo posto quest'anno nella prova di Coppa del Mondo proprio in Italia a Udine. La russa invece Soldatova è probabilmente la terza da battere nel quartetto. Tra l'altro una scherma molto, molto simile alla nostra russa Gutkova, campionessa del mondo, della stessa scuola probabilmente, perché hanno una scherma esteticamente almeno molto simile. E poi c'è la l'ungherese Kinga Nagy, la presentazione degli arbitri, tra cui anche il nostro Giuliano Ranza, che eccolo qua, lo vedete, sarà anche il primo ad arbitrare. Giuliano Ranza, arbitro peraltro olimpico, arbitro storico. Ormai è il nostro arbitro di fiducia, Giuliano. Ci ha accompagnato per tanti anni
in lunghe trasferte. Esatto, in giro per il mondo. Per il mondo. Fioranza milanese che davvero ha all'attivo un curriculum di incredibile. Tutto rispetto, non ultimo la gara olimpica a Rio 2016, è stato uno dei due arbitri alle Olimpiadi, due arbitri italiani alle Olimpiadi brasiliane. Alle Olimpiadi brasiliane c'erano appunto lui e Marco Pistacchi, che poi dopo ha concluso la sua carriera. Quindi abbiamo una presenza italiana. Parliamo per un attimo, non so se la regia, ma magari la proponiamo dopo nel minuto di pausa, una clip dedicata a Federica Isola. La proponiamo dopo perché seguiamo questa prima semifinale. Diciamo che la delusione per le azzurre è stata forte, perché sì. Pensate che in stagione nessuna gara di Coppa del Mondo si era conclusa senza che un'atleta italiana fosse almeno sul podio, e quindi tra l'altro potevamo vantare Federica Isola, per l'appunto campionessa europea, la squadra è campionessa europea, Eleonora De Marchi, Beatrice Canin, Alessandra Bozza rappresentano un quartetto di tutto rispetto. Purtroppo probabilmente l'emozione di giocare in casa, probabilmente anche un po' di sorte e poi quella, come dire, l'imponderabile dello sport ha fatto sì che non ci fosse nessuna atleta italiana sul podio della gara femminile. Ma seguiamo per onor di cronaca ovviamente quella che è la prima semifinale tra la polacca Julia Faliska alla destra del nostro fronte di ripresa e l'ungherese Emma Borzodi alla sinistra dell'arbitro Giuliano Ranza. Iniziato il tempo, siamo già a 2 minuti e 50 delle tre manche. La polacca sta tirando con il manico alla francese, mentre la l'ungherese mancina al manico anatomico, come poi sono solite essere impostate le ungheresi, che comunque oggi direi che l'Ungheria può ritenersi veramente soddisfatta, perché vediamo parecchi atleti. Sì, due atlete anche nella spada maschile, ho visto che sì, l'Ungheria andrà a concludere questa giornata con tre medaglie, due arriveranno dalla spada femminile e una dalla spada maschile. 1-1 per intanto dopo la prima stoccata. Ecco, poco fa lo accennavamo con Alfredo Rota della differenza, intanto doppia anche in questo caso, due pari toccano entrambi e quindi punto per entrambe, della differenza tra impugnatura francese, quella della polacca, e l'impugnatura anatomica, quella invece dell'atleta maggiara. Tu eri un'anatomica. Sì, assolutamente, anche perché venivo dal Fioretto, per cui la scelta è andata un po' da sé, perché dopo 10 anni di Fioretto chiaramente ho semplicemente riportato l'impugnatura da Fioretto alla spada. Però in azioni come queste l'impugnatura sì. francese aiuta, perché l'impugnatura francese differisce dall'impugnatura anatomica proprio perché rappresenta una sorta di prolungamento della lama di spada, pertanto puoi guadagnare qualche centimetro, un paio, non di più, rispetto sì. all'impugnatura anatomica, che invece ti dà maggiore, come dire, anche forza nelle parate. Nelle parate soprattutto, sì, diciamo che l'impugnatura anatomica è un'impugnatura dove si va a lavorare di più sulla ricerca di ferro, sul controtempo, mentre nell'impugnatura francese ci deve essere la capacità più che altro di svincolare, no? O sì. di arrestare o termini tecnici che cercheremo di spiegare anche sì. ai neofito, a chi sì. sta guardando la scherma per la prima volta. Intanto pareggia ecco. i conti l'ungherese, molto brava in questa stoccata, 4 pari per la... Non si è fermata, è stata brava a continuare. Sì, dicevo, ha continuato, ha avuto una seconda chance dopo che l'atleta polacca non era riuscita ad entrare in bersaglio. È sempre l'ungherese a fare, tra virgolette, l'andatura, a portare portarsi avanti spingendo l'atleta polacca a fondo pedana, brava però a difendersi e quindi a mettere a segno un'altra stoccata doppia, 5 pari. Stavolta invece cambia. Sì, decisamente l'atleta polacca ha finalmente preso coraggio ed è partita sorprendendo la sua avversaria,
che invece fino a questo momento l'atleta polacca era rimasta più in difesa, più in attesa, diciamo, e invece qua è riuscita a sorprenderla portando anche a segno una bellissima stoccata in flash, direi. Atleta polacca che ha all'attivo il bronzo agli europei under 20 dello scorso anno, svoltisi a Plovdiv nella gara a squadre. Quest'anno a Sochi però non ha brillato. Sì. Adesso però sì, è stata brava a mettere a segno la stoccata numero 7. Sì, quest'anno dicevi a Sochi non ha brillato, agli europei nella gara individuale 38esima, mentre Digione nel febbraio 2018, quindi una gara abbastanza recente, aveva occupato il 40esimo posto, la 40esima posizione, per cui diciamo che quest'anno per il momento ancora... Beh, diciamo che è sicuramente il risultato più importante di quest'anno al netto di questa finale. Sì, decisamente. Ferma l'azione l'arbitro italiano Giuliano Ranza, si va sul 7-5, o meglio, col punteggio 7-5 si va al minuto, vedete proprio la polacca di cui stavamo discutendo che va a discutere con la sua maestra, mentre il maestro ungherese va a colloquio con la sua atleta Emma Borsodi. Tra l'altro l'Ungheria, così come l'Italia, hanno i capi delegazione che sono ex atleti. Sì, infatti vedo Kovács a fondo pedana dell'ungherese. Sì. È stato uno spadista anche lui, diciamo che la sua carriera lui ha smesso quando io... Ha iniziato, diciamo. Sì, iniziato qualche anno, ci siamo incontrati, però non abbiamo avuto un percorso molto lungo insieme, perché lui ha smesso dopo pochi anni che io sono stavo dicendo che hai i capelli assoluta. Bianchi, ma sarebbe una battuta che tra l'altro anche autoironica. No, però lui è stato coach anche sì, nell'assoluto, e è tuttora coach per alcune atlete che vengono convocate nella nazionale assoluta, per cui devo dire sono già un po' di anni che lo vediamo in questa veste. Ungheria che, come dicevo, anche come capo delegazione ha un atleta, un ex atleta, Gabor Bosco, che ha concluso proprio dopo Rio, così come l'Italia che come capo delegazione per quanto riguarda la spada ha Maurizio Randazzo. Sì, esatto, infatti ho incontrato tutti quanti oggi in palestra. È stato un incontro, diciamo. Sì. Sempre bello vedere che atleti che sono stati atleti di alto livello rimangono comunque nell'ambiente, prendono un po' l'eredità di quelli che erano prima i dirigenti o gli allenatori o i capi delegazione. Beh, diciamo che è anche un po' una sorta di circolo virtuoso che da questo punto di vista ha innescato anche l'Italia, con sì, tanti atleti che al termine della carriera agonistica hanno scelto di rimanere nel mondo trasformandosi in maestri. Sì. Su tutto mi viene, ecco, i tre commissari tecnici azzurri, cioè Sandro Cuomo per la spada, Andrea Cipressa per il Fioretto e Giovanni Sirovic per la sciabola, ma ad esempio una Giovanna Trillini, giusto per fare un nome relativo al Fioretto e relativo ad un atleta di punta. Insomma, sì, il circolo virtuoso che anche come dire, la fortuna della scherma italiana, perché questi grandi atleti poi iniziano ad allenare anche i piccolini. Sì, io ho visto oggi anche Gioia Marzocca. Sì. In veste di maestra, Stefano Barrera, c'è Diego Confalonieri, insomma, poi tra l'altro tutti nomi importanti, tutti atleti che hanno avuto una bellissima carriera, hanno uno splendido curriculum, e questo non può che apportare sicuramente qualcosa di positivo, beneficio alla federazione. Intanto non ci siamo dimenticati dell'assalto in corso, ovviamente. È in vantaggio la polacca 9-7. Questa scherma più di attesa da parte della polacca sta mettendo in difficoltà l'ungherese, che vedo che la sta un po' rincorrendo, vorrebbe trovarle il ferro, ma la polacca finora è sempre riuscita a svincolare. Peraltro, a proposito di grandi atleti, in tanti noto che ci stanno anche seguendo sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Scherma, qualcuna anche Irene Vecchi, il caso di Etente da Seul, dove questa notte si è svolta la gara di Coppa del Mondo, il Grand Prix FIE di sciabola maschile e femminile, che non ha regalato purtroppo gioie all'Italia. Il podio è stato sostanzialmente maledetto, perché abbiamo avuto ben 4 atleti che sono rimasti ai piedi del podio: nella gara femminile Rossella Gregorio, nella gara maschile ben 3, Luca Curato, Lialdo Montano e Gigi Samele.
10-6 intanto per la polacca. Giustamente non cambia tattica. Ecco appunto. Però subisce stavolta la stoccata. Ha subito la stoccata, però diciamo che è una seconda rimessa, quindi la prima stoccata dell'ungherese è andata a vuoto e è riuscita poi andare a portare a casa. Un minuto alla fine del secondo parziale. 10-8 ancora per l'atleta polacca. Sta cercando l'ungherese un controtempo, ovvero il ferro. Esatto. Sta cercando, sì, spieghiamo bene. Ecco, adesso ci riesce andando, facendo una parata di seconda, ovvero con la punta in basso. A coprire il bersaglio di a seconda. A coprire il bersaglio, in questo caso avanzato, perché lei è mancina. Sì. Ancora la Borsodi che chiaramente deve andare a recuperare il punteggio, ha una stoccata di svantaggio, adesso ne ha due perché il suo tentativo è stato vanificato dall'atleta polacca che invece è stata brava, sì, ad mettere a segno la sua stoccata numero 11, più due. È lì tranquilla l'atleta polacca, non si lascia proprio, rimane in difesa, in attesa. Si va al minuto di pausa, 11-9. Vediamo la regia quale angolo sceglie di seguire in questo minuto, è quello della polacca. Bello questo primo piano, carico di sudore ma anche di sguardo attento alle parole della propria maestra. Tu hai avuto la fortuna, Francesca, di essere seguita da un grande maestro che ha fatto la storia anche della scherma italiana, il russo Oleg Puzanov, che ci ha lasciato oramai 3 anni fa e che ricordiamo sempre per quello che ha dato e per anche, come dire, con gratitudine, perché ha portato atleti come te, come Mara Navarria, come Paolo Pizzo sui podi internazionali. Paolo anche sul gradino più alto del podio iridato. Quanto è importante questo minuto di pausa? È importante soprattutto perché è un minuto di pausa nel quale più che altro si cerca di avere una rassicurazione dal proprio allenatore, no? Qualche dritta, diciamo, nei momenti di difficoltà e qualche rassicurazione in più invece nei momenti in cui si è in vantaggio, quindi cercare di mantenere la concentrazione, cercare di respirare. Un minuto che per noi che siamo in pedana dura veramente pochissimo, già un minuto non è proprio tantissimo, ma quando sei lì è veramente breve, quindi l'allenatore in quel momento, Oleg, non era di moltissime parole, però veramente riusciva in un attimo a dirti la cosa giusta da fare o il modo giusto in cui concludere l'assalto o affrontarlo. Poi insomma, dopo 14 anni insieme a lui avevo capito, veramente lo guardavo e capivo subito che cosa voleva dirmi. Però vedo queste atlete, nonostante la giovane età, perché sono atlete giovanissime, la polacca addirittura insomma del 99, ci sono anche atleti in gara del 2001, li vedo molto tranquilli, molto concentrati, molto pacati. Da veri spadisti, insomma. Esatto, infatti. Quali sono? Anche se non tutti gli spadisti, chiaramente, sono così. Certo. Una ce l'ho accanto che proprio non faceva della pacatezza la sua cifra, però devo dire che non hai mai raggiunto, diciamo, dettagli da sciabolatrice. No, di base anch'io sì, diciamo, non ero una grandissima urlatrice, una grandissima scenica, magari non ero nemmeno così pagata come abbiamo visto la reazione per esempio di Veroli, che veramente la compostezza con la quale scende dalla pedana è
non so se ammirevole o... Beh, vediamo laddove arriverà. Sì, sicuramente. No, no, era per fare un esempio, per carità. Ma ricordo esattamente la tua esultanza in quel di Zagabria quando hai avuto, come dire, hai vinto gli ottavi, i quarti di finale, approdando in semifinale e quindi avendo la certezza del podio che poi ti vide sul secondo gradino. Erano gli europei del 2013. Sì. 12-11 per la polacca Falinska sulla ungherese Borsodi. Ancora, sostanzialmente si è tirato solo sulla metà destra della pedana, l'altra è intatta. La polacca ha fatto fare all'ungherese esattamente quello che voleva, e, diciamo, l'ungherese sicuramente più propositiva sin dall'inizio, però alla fine non è riuscita a trovare il ferro dell'avversaria, che avendo una spada francese riesce sicuramente a sfuggire, è riuscita a sfuggire finora alla lama dell'ungherese. Sì, tolti i primi 5 punti in cui si era in parità, la polacca ha poi preso non in largo, è stata sempre lì, di una, due stoccate avanti, ha centellinato le sue risposte, ma ha messo sempre la lama in bersaglio quando era opportuno farlo, e l'ungherese sta cercando di rimontare, ma avete visto anche in questo caso, per quanti sforzi abbia fatto, alla fine... La polacca, appunto, come ho detto poco fa, sta facendo fare all'ungherese esattamente quello che vuole, ovvero farla andare dal suo lato della pedana, in questo caso a destra dello schermo, per fargli fare un affondo a vuoto, mandandola a vuoto, quindi non mandandola a segno, e farla scaricare, fargli fare un affondo che poi fondamentalmente non arriva, perché... Era arrivata la stoccata della polacca, ma dopo l'alto dell'arbitro, sempre Giuliano Panza, anche in questo caso era arrivata la stoccata, ma dopo che il presidente di giuria, così come si chiamava una volta quando c'era la giuria, aveva fermato l'azione. Si riparte 14-12 per la polacca, a cui serve una sola stoccata per accedere in finale. 42 invece sono i secondi per la ungherese, per provare a recuperare il passivo e quindi a mettere eventualmente la quindicesima stoccata. Adesso è riuscita a prenderle il ferro, in questo caso in terza, quindi ha fatto una parata di terza ed è riuscita a mettere la stoccata, la tredicesima stoccata, che la avvicina sicuramente al pareggio. Sarebbe caso di dire finalmente, perché ci ha provato per tutto il match, per tutto a mettere il match. Era esattamente quello che doveva. Esatto, anche adesso finalmente ha fatto. Attenzione. Un bellissimo controtempo. Attenzione, perché adesso siamo sul 14 pari, chi la mette vince. E ci sono 24 secondi in cui non è sostanzialmente, si annulla tutto quello che è accaduto nel corso di questo match. Di nuovo nulla da fare, l'arbitro Gino Ranza, vedete che va a colloquio con l'ungherese, che non ho capito se accusa un dolore o ha qualcosa da lamentare. Fatto sta che si riparte da quella metà pedana. Ancora l'ungherese che parte e poi arriva. Incredibile stoccata. Incredibile, completamente casuale, credo, da parte della polacca. Se l'ha fatta apposta, come dire, merita scenari ben più alti. Sì. L'ungherese si dispera, la vediamo qua in questo primo piano stretto. Piange perché aveva provato a fare la rimonta. Ed è tutta invece la polacca, che quindi vince la prima semifinale e approda in finale. Julia Falinska quindi salirà ancora in pedana per affrontare la vincitrice della seconda semifinale. Eccola qua, la finalista. Stanno per salire in pedana. Intanto ancora i complimenti da parte dello staff polacco alla propria atleta. Julia Falinska, classe 1999, che colleziona qui il suo miglior risultato in carriera.
aveva fatto bene nel corso della sua carriera fin qui, sempre e comunque nella gara a squadre. Il massimo era stato un ottavo posto, quindi quarti di finale conquistati ai campionati del mondo cadetti a Bourges nel 2016. Pensate, il suo ranking in Coppa del Mondo Under 20 quest'anno è il 103esimo, pochissimi punti, poche gare. Sono salite in pedana però le altre due atlete. Eccole qua, eccola qua la Soldatova, l'atleta russa oggettivamente più attesa, Anastasia Soldatova, una di quelle atlete che avevamo messo anche nel numero delle favorite ad inizio giornata, dove nel numero delle favorite c'era Aimoia, anche la nostra Federica Isola, così come le altre, Eleonora De Marchi, Alessandra Bozza e Beatrice Cagnin. Anastasia Soldatova, che a Sochi nella gara individuale è giunta 14esima, ma ha al suo attivo anche vittorie di Coppa del Mondo Under 20, sia squadre che individuali, soprattutto a squadre, è vicecampionessa europea in carica, sconfitte in finale dalla nostra compagine, e poi ha il suo terzo posto a Burgos in stagione, mentre l'ungherese Nagy non è probabilmente una sorpresa, ma non è sicuramente una di quelle atlete che avremmo pronosticato sul podio. Quindicesima nel ranking Under 20, la Nagy. Oggi con 3 vittorie e 3 sconfitte anche lei aveva esordito in girone, quindi anche per lei diciamo che la giornata non era cominciata proprio splendidamente, ma nella spada, come nella scherma, come nello sport in generale, non si può mai pronosticare, insomma. Sì, come la Nagy comunque ha fatto, in ogni caso ha migliorato il proprio risultato agli europei, perché si era fermata in ai quarti di finale. Così come anche la nostra Beatrice Cagnin, la Nagy che era uscita sconfitta. Nagy che peraltro mette la prima stoccata. Dicevo, la Nagy che era uscita sconfitta per 15-10 nell'assalto contro la svedese Elvira Martensson. A vincere poi, lo ricordiamo, la nostra Chicca Isola contro la romena Alexandra Pradescu, un'altra che oggi ha un po' deluso rispetto alle attese, così come l'altra francese, la Bayram, che probabilmente era, come dire, una di quelle attese su cui ci saremmo sentiti scommettere qualche euro. Nagy in vantaggio 1-0. La Soldatova è brava a pareggiare i conti. È buona, la danno buona. Ad arbitrare è Ambra Civiero, la Svizzera. Viene da pensare che queste due atlete si conoscano e si siano incontrate diverse volte, perché stanno facendo una scherma, si stanno un po' studiando, no? Per cui, insomma, mi viene da pensare che si stiano, sì, siano tatticamente cercando di capire l'azione dell'altra. Lo dicevamo anche prima con Alfredo Rota, la spada è un'arma che fa della fase di studio una la sua forza. Esatto. Ecco, adesso la stoccata dell'ungherese, bella stoccata, è stata brava. È stata molto brava a mandare a vuoto la russa, mettere un bel arresto. Sì, arresto che non è una misura, diciamo, di carattere, come dire, di polizia. L'arresto è quando blocchi sostanzialmente l'azione dell'avversaria, che è quello che ha fatto anche adesso. 3-1 dunque per l'atleta ungherese contro Anastasia Soldatova, l'atleta russa. Sembra di rivedere l'assalto di prima, con l'ungherese che a questo punto, rispetto a quanto faceva prima la sua compagna nazionale, arretra
attendendo le azioni della Soldato e poi coglie l'attimo giusto per sferrare il proprio attacco e dunque portarsi in vantaggio e allungare il punteggio, perché a 35 secondi dalla fine del primo parziale siamo sul 4-1 con la Soldato che cerca anche in questo caso la chiave, diciamo, per poter un attimino scardinare questa difesa dell'atleta Maggiara. Sì. E adesso, ecco, arriva. Adesso ha messo una bella stoccata alla gamba, che è un altro bersaglio buono nella spada. La gamba, il piede, come sappiamo, tutto il corpo è valido come bersaglio. Bersaglio avanzato, appunto, la gamba. Sì, bersaglio avanzato sarebbe la gamba che è avanti, ovvero la gamba del braccio armato. Anche in questo caso parte in flash, riesce a mettere la seconda stoccata di fila all'atleta russa che si porta a meno 1, 4 Nagy, 3 Soldatova. Le due alzano la lama in segno, come dire, d'intesa. Andiamo al minuto di pausa, tanto mancano 12 secondi. L'arbitro ravvede questo atteggiamento e quindi dice ok, andate a parlare con i vostri maestri. Ed eccola qua la Soldatova che si allaccia i capelli, mentre stessa cosa la fa l'atleta ungherese, la Nagy, a colloquio con il suo maestro. Poi è finita la pausa, sicuramente è un vero peccato non vedere una delle nostre ragazze. Sono convinto che si rifaranno nella gara squadre. Sicuramente, sicuramente. Gara squadre di martedì, rimanete collegati su Verona. Parliamo un po' di questo mondiale cadetti giovani, perché lo dicevo prima, al di là della caratteristica di Verona, cioè giochiamo in casa, siamo l'Italia, abbiamo avuto a disposizione un comitato organizzatore straordinario guidato dal presidente Luca Campedelli, che ha trovato questo Cattolica Center a 25.000 metri quadrati, guardate, una cosa incredibile, immensa, probabilmente nella bellissimo. Tua esperienza di scherma sì. non credo ci siano stati altre location così. Sicuramente non a livello under 20. Diciamo che è una struttura veramente molto bella dove accogliere un evento del genere, organizzato molto bene, sono rimasta piacevolmente stupita e molto molto bello, complimenti davvero a tutta l'organizzazione. Molto belle anche queste riprese, molto bella la sala della finale. Diceva Rossella Fiammingo questa mattina, Rossella è una delle testimonial di questo mondiale, che appena entrata le è parso un attimo di rivedere Rio, poi dopodiché ha detto no, però non devo tirare stavolta e quindi si è un attimino rilassata, però effettivamente sì, la sala della finale è simile a quella di sì. un mondiale sì, assoluto. Sì, assolutamente, di un mondiale assoluto, sono impostate con le quattro pedane colorate e la pedana della finale. E poi comunque ci sono anche delle belle tribune, gli schermi, tutto molto molto ben organizzato, molto bello. Per me è la prima volta, tra l'altro, che io sono qui a commentare una finale di spada e mi emoziona farlo in Italia, qui a Verona, ad un mondiale under 20. Mi ricorda un po' quando facevamo noi mondiale under 20, quindi... Si ritorna indietro con si la ritorna memoria. Molto indietro. 5 pari. Siamo a metà dell'assalto. Mancano 2 minuti alla fine del secondo parziale. Poi dopo avremo le due semifinali di spada maschile. Vi ricordo, c'è Davide Di Veroli nella seconda. Davide Di Veroli che sostanzialmente porta in Italia la sua prima medaglia. Cinque pari, ancora fase di studio e poi sull'attacco della russa la ungherese è brava a piazzare la stoccata del 6-5. Bene, sono stata in gara. 6-5 a un minuto e mezzo, 6 pari, si ritorna. È un bel assalto diverso rispetto alla prima semifinale, dove invece c'era stato sempre il vantaggio della polacca, che poi fino alla fine si è, come dire, completato con quel 15-14 che sostanzialmente riassume, anzi ha riassunto un po' tutto l'assalto. Sì. Assolutamente sì. Bella stoccata della russa. Thank you.
7-6. Secondi alla fine del secondo tempo. Sì. Adesso vedete che si sta utilizzando l'altra metà pedana, finalmente, anche perché era rimasta in tonza. Anche già perché dopo... l'ungherese deve recuperare. A breve comunicazione di servizio, saremo anche in diretta su Sport Italia, al canale 60 del Digitale Terrestre. Ancora 8-7 adesso, colpo doppio, brava la russa, ah. Sta mantenendo il vantaggio. Adesso è l'ungherese che deve lavorare per cercare di la parità, decidono di fermarsi, però probabilmente ha bisogno di parlare con il suo allenatore, di trovare un attimo la concentrazione. Beh, diciamo che in questa fase dell'assalto, nel secondo parziale, si è visto un po' anche la differenza di esperienza, quantomeno, perché la russa è stata brava a mantenere la lucidità, continuare la sua ricerca della chiave, dell'azione che le ha permesso di riportarsi prima in parità e poi di passare in vantaggio. Russa che adesso sta subendo un massaggio al braccio sinistro da parte del proprio coach, l'abbiamo visto per l'appunto nelle immagini della nostra esterna. Una ungherese invece che è con le mani ai capelli per cercare la massima concentrazione nell'attenzione alle indicazioni. E allora diamo il benvenuto a quanti ci seguono. Diamo il benvenuto a quanti ci seguono su Sport Italia dalla Cattolica Center di Verona. Sono i campionati del mondo cadetti e giovani di scherma, i campionati del mondo 2018 che iniziano oggi sino a lunedì 9 aprile. Tante emozioni sulle pedane scaligere. Stiamo seguendo la seconda semifinale della gara di spada femminile under 20 con in pedana la russa Anastasia Soldatova contro l'ungherese Kinga Nagy, 9-7 per la russa. Nella prima semifinale a staccare il pass per la finalissima è stata la polacca Julia Faliska, che ha sconfitto per 15-14 l'altra ungherese Emma Borzodi. Ma la notizia per quanto riguarda l'Italia è che abbiamo una medaglia certa, arriva dalla spada maschile giovani, arriva grazie a Davide Di Veroli che è approdato in semifinale, quindi nella peggiore delle ipotesi sarà medaglia di bronzo, nella migliore andrà a sfidare la il suo avversario per la finalissima e quindi per la medaglia d'oro. Lo scopriremo dopo questo assalto perché inizieranno le semifinali di spada maschile e giovani. Ma per quanto riguarda la spada femminile che stiamo seguendo con la russa Soldatova che piazza adesso la stoccata del 10-8 nel terzo e ultimo parziale di questa seconda semifinale, lo facciamo assieme alla campionessa del mondo 2009 di spada femminile a squadre, ma soprattutto vice campionessa europea a Zagabria 2013, Francesca Buongiancarlo. Ancora una volta grazie per essere qui, Francesca. Grazie a voi. Dicevo, grazie a voi. La spada, arma convenzionale, la stiamo raccontando sin dai quarti di finale sui canali YouTube della Federazione Italiana Scherma e della Federazione Internazionale. Vedete adesso un attimo c'è stato un attimo di pausa, ma si riporta subito in pedana la Soldatova che subisce la stoccata del 10-9, un assalto che si concluderà alle 15 stoccate, un assalto che ha visto dapprima la Nagy condurre, anche essere un po' larga nel vantaggio, poi la Soldatova è riuscita a riprendere in mano il bandolo della matassa, riportarsi in pareggio e poi allungare, mantenendo sempre questo distacco di una stoccata al più di due, che adesso sta gestendo con questi colpi doppi, attende che sia l'avversaria tra virgolette a fare il match e poi piazza la punta della sua spada per mantenere
invariata la distanza sul piano del punteggio, 12-11 a 1.50 alla fine. Adesso molto bella questa stoccata, il classico a fondo, possiamo dire così, Francesco? Sì, molto bella questa stoccata, un assalto molto, molto equilibrato, direi anche molto dinamico, perché comunque non ci sono mai stati momenti troppo lunghi di studio da parte delle due avversarie, quindi ancora con la 14esima stoccata. Vedete che ha scelto il tempo, ha cambiato giusto. Ritmo la russa decisamente, sorprendendo la sua avversaria più di una volta. 14-11, una stoccata per la Soldatova, per andare in finale deve invece fare una rimonta la ungherese, ha tutto il tempo, 1:35, ma dall'altra parte c'è un atleta, la Soldatova, che è sicuramente tra le indiziate della vigilia per conquistare qualcosa. Bella di più, bella stoccata dell'ungherese. 14-12, prova la rimonta l'atleta Maggiara, vuole chiudere la Soldatova, però sì, sta forse affrettando e sbagliando. Esatto, così facendo sta affrettando il match, sbagliando tantissime stoccate. 14-13. E adesso arriva la stoccata numero 15. Dunque la russa Anastasia Soldatova sarà la seconda finalista di questa gara di spada femminile giovani e il campionato del mondo. Lei nella peggiore delle ipotesi sarà vice campionessa, ma lo decreterà l'assalto di finale che vedremo tra circa mezz'ora contro la polacca Julia Faliska, mentre le medaglie di bronzo andranno a tutte e due le atlete ungheresi, vale a dire Kinga Nagy, che abbiamo per l'appunto vista sconfitta adesso contro la russa, e l'altra Maggiara, Eman Borzodi. Ma attenzione adesso, rivolgiamo la nostra telecamera al tunnel, verso il tunnel della camera di chiamata, perché stanno per entrare i quattro semifinalisti di spada maschile. Allora cambio in postazione di commento, grazie Francesca, ci ritroveremo per la finale di spada femminile. E a indossare cuffie e microfono è un campione olimpico, oltre che anche bronzo olimpico a squadre a Pechino 2008, ma soprattutto quell'oro olimpico che ancora brilla in bacheca, Sydney 2000, Alfredo Rota. Poi ci sarebbero tanti altri successi e risultati da andare ad elencare, ma ci fermiamo a quelle che sono state le tue emozioni olimpiche. Benvenuto ancora una volta, Alfredo. Grazie, buonasera ancora a tutti. Alfredo, con te abbiamo raccontato il quarto di finale di Davide Di Veroli, che ci ha fatto emozionare, perché abbiamo vissuto un assalto che ha portato in casa Italia la prima medaglia, ma ci riportiamo per un attimo invece alla delusione, prima di andare a vedere quella che è stata l'emozione di giornata. La delusione è arrivata dalla spada femminile, dove, lo dicevo prima con Francesco Mondacarlo, non c'era mai stata in questa stagione di Coppa del Mondo una gara che non avesse visto un atleta italiano sul podio. Però purtroppo, eccola qua la nostra Federica Isola, campionessa europea in carica proprio 3 settimane fa a Sochi, è uscita sconfitta nel tabellone degli ottavi di finale contro la rumena Badea, un assalto che ha visto la Isola mai in pedana con il suo piglio, giusto? Hai seguito questo assalto? Sì, l'ho visto l'assalto. Sì, in effetti, se pensiamo soltanto all'europeo di un mese fa, ovviamente la delusione è grossa, perché comunque il movimento dell'europeo è stato incredibile, ha fatto un record. Però dobbiamo pensare che è un campionato del mondo e si possono fare degli errori, ci mancherebbe, però il movimento giovanile che abbiamo in Italia ci fa soltanto sorridere, cioè possiamo pensare soltanto al bene per il futuro. È un movimento straordinario, sono degli atleti interessantissimi per il futuro, e perciò dobbiamo pensare a questo, dobbiamo pensare alle cose positive, che ovviamente la delusione è grandissima, perché è appena fresca. Sì, perché è un campionato del mondo. Stoccata purtroppo, sì, che ha condannato la nostra atleta di turno. Non è mai stata dentro nell'assalto, è sempre andata sotto, ha cercato di recuperare, quasi ce l'aveva fatta, però poi alla fine quelle due stoccate che aveva preso all'inizio ce l'ha portata fino alla fine. Ma eccoli qua i quattro semifinalisti della gara di spada maschile. Ci sono due francesi che tra l'altro si sfideranno nel derby, un italiano e un ungherese. I francesi sono Lilian Guenfac e Luigi Middleton, mentre l'italiano è Davide Di Veroli e l'ungherese è Mate Tamás Gök.
Ma eccoli qua, inquadriamo e con la grafica anche ci aiutiamo a guardare in faccia anche il loro sguardo attento. Mentre ecco qua Rossella Fiammingo che sta seguendo le fasi finali di questa gara di squadra maschile, la campionessa, la vice campionessa olimpica e la bicampionessa del mondo. Eccoli qua i due francesi inquadrati dalle nostre telecamere. Lilian Luigi Middleton. Sono due francesi che non erano tra i favoritissimi di questo, di questa gara, entrambi medaglia di bronzo agli europei nella gara squadra. Eccolo qua Davide Dieroli, sentite anche l'entusiasmo del pubblico. Davide Dieroli che è campione europeo Under 17 2018 e campione europeo Under 20 2018. Ad affrontare l'azzurro sarà proprio l'ungherese Mate Tamás Kok in un assalto che si annuncia particolarmente difficile, ma anche per questo particolarmente emozionante. Eccola qua la presentazione per i quattro arbitri che dirigeranno gli assalti. Il moldavo Pagiev è praticamente una colonna portante dell'arbitraggio di spada, credo abbia arbitrato anche te a lungo. È la storia della scherma, sì. Anche perché, lo ricordiamo, la Federazione Internazionale convoca per i mondiali giovanili gli stessi arbitri che poi sono in pedana per i mondiali assoluti, quindi non c'è differenza da questo punto di vista per quanto concerne l'arbitraggio, anche perché lo accennavi prima tu relativamente alla scherma italiana. I campionati del mondo cadetti e giovani sono, lo dicevamo anche in conferenza stampa, una sorta di palla di vetro per guardare il futuro della scherma. Assolutamente sì. L'esempio lampante è il podio dei mondiali giovani Under 20 di Mosca nel 2012, anno olimpico, in cui a salire sul podio del fioretto maschile furono il russo Timur Safin, che vinse il titolo, al secondo posto lo statunitense Alexander Massiales e al terzo posto il nostro Daniele Garozzo. Ebbene, quattro anni dopo, sulle pedane olimpiche di Rio 2016, si sono ritrovati tutti e tre, fortunatamente con posizioni diverse, cioè Daniele Garozzo sul gradino più alto a vincere la medaglia d'oro, al secondo posto e si è confermato quattro anni dopo Alexander Massiales e al terzo posto il russo Timur Safin. Insomma, questi atleti scriveteveli in agenda, perché probabilmente non tra due anni a Tokyo, ma tra quattro anni sicuramente saranno i protagonisti dell'edizione olimpica. Assolutamente sì, anche c'è da dire che lo stesso Jurka, che è un cieco, ha fatto la finale a Vancouver quest'anno in Coppa del Mondo Assoluto, perciò è proprio il movimento giovani che è veramente molto interessante, sono già quasi pronti per il grande salto per la nazionale assoluta. Prima stoccata in questo derby francese per Luigi Middleton. 1-0, i derby sono sempre difficili. Questo è un derby francese che ovviamente si giocherà uno di loro il titolo per il campionato del mondo. Chiaramente un derby è complicatissimo perché si allenano tutti i giorni in palestra assieme, si conoscono a memoria e sono sempre assalti molto tattici, molto coperti per nascondere le cose, ma nasconderci veramente poco, perché allenandosi tutti i giorni assieme si sanno completamente a memoria. Luigi Middleton, che in questo momento è in vantaggio però per 2-1, è numero 12 del ranking under 20 di questa stagione, all'attivo, dicevo, dei risultati soprattutto prestigiosi in campo, cioè nelle gare a squadre in Coppa del Mondo under 20, terzo anche all'europeo assieme alla squadra, quindi medaglia di bronzo. A livello individuale ha stentato, anche se ha avuto dei risultati positivi, quali il sesto posto a Riga proprio quest'anno nella tappa di Coppa del Mondo under 20, così come il secondo posto nella gara di Sabak, ma è una gara satellite, quindi diciamo da considerare relativamente. Il suo avversario, nonché compagno di nazionale Lilian Nguefak, ovviamente ha gli stessi risultati per quanto riguarda la gara a squadre, non ha fatto invece la gara a squadre ai campionati europei di Sochi, dove è arrivato tredicesimo, è stato poi sostituito da un altro avversario. Lui invece ha fatto pochissime gare quest'anno in Coppa del Mondo Under 20, infatti è 32esimo soltanto con 40 punti ed è già nel giro della nazionale assoluta, nel senso che è stato già autorizzato a partecipare a qualche tappa di Coppa del Mondo tra i senior, diciamo così. Tre pari per intanto, perfetta parità. Ah.
UEFAC, che tra l'altro poco fa Francesco Guadancarlo, commentando la gara di spada maschile fuori dai microfoni, diceva somiglia a un altro atleta francese, in questo momento il numero uno, Yannick Borel. Sì, come vediamo, come la Francia proprio ha questo stile che praticamente gli atleti sono quasi tutti uguali, si assomigliano tantissimo, perché hanno proprio una scuola di pensiero che è schermistica. La nostra forza invece, noi in Italia, invece noi è completamente l'opposto, noi non abbiamo una scuola schermistica, ma curiamo e lavoriamo sul talento personale del proprio ragazzo. Infatti noi abbiamo atleti che tirano in un modo diverso uno dall'altro, mentre invece, come possiamo vedere già in questa fase di semifinale qua, i due ragazzi tirano più o meno molto simili, l'impostazione è identica, le gambe sono più o meno impostate uguali, il pugno anche, i movimenti sono gli stessi, perché hanno proprio una scuola loro, e impostano tutti i ragazzi nello stesso modo. Così anche ungheresi e più o meno anche i russi. La nostra invece grossa caratteristica, la nostra grossa forza invece, che ogni atleta nostro è diverso uno dall'altro, proprio per noi sfruttiamo le caratteristiche del nostro atleta per costruirci sopra uno schermitore. Loro, la Francia invece, ha una filosofia completamente contraria, loro costruiscono sulla loro base. Posso dire così che l'Italia lavora più sull'artigianato, si modella un atleta in base a quelle che sono le proprie caratteristiche. La Francia, ma anche altre scuole, possiamo dire così, cercano invece di essere un po' più... Hanno un modello fisso. È quasi un processo quasi industrializzato. Esatto, hai quel modello e ci lavori. Scuole di pensiero, anche insomma, probabilmente una classe magistrale anche diversa. In Italia assolutamente c'è anche una classe magistrale che è composta da anche grandi ex atleti. Uno ce l'ho al mio fianco e grazie, sta parlando per voi. Alfredo, lo ricordiamo, è maestro della scuola, della sala scherma Bottegisio qui a Verona, per l'appunto sala scherma. Scherma che sostanzialmente ha curato l'organizzazione mirabile di questo mondiale, ma ne parleremo. Aspettiamo, ne parleremo fino al 9, sì, aspettiamo. Abbiamo 9 giorni per poter parlare ampiamente di quello che è questo mondiale, dell'orgoglio di ospitare questo mondiale in Italia 10 anni dopo. E proprio 10 anni fa, ad Acireale 2008, la spada maschile giovani aveva visto un tale Enrico Garozzo vincere il discorso titolo che abbiamo fatto prima, no? È proprio lo stesso discorso che abbiamo fatto prima, proprio com'è importante un campionato del mondo under 20, che è proprio la finestra subito dopo per il campionato assoluto. Abbiamo visto un Garozzo vincere un campionato del mondo under 20 e adesso essere titolare di una squadra fortissima, essere vice campione olimpico all'ultimo Olimpiadi e essere uno degli atleti più forti del mondo. Proprio questo, l'under 20 è veramente... I cadetti sono ancora molto piccoli come ragazzi, c'è ancora tantissimo da lavorare, ma l'under 20 invece il lavoro grosso è già stato fatto e perciò l'atleta è quasi finito, è quasi pronto. 7 pari, ovviamente trattandosi di un derby, nessuno dei due atleti ha a fondo pedana un coach. Certo, il derby è difficile per tante ragioni, perché dall'altra parte è un atleta che conosce a meno dito, con cui magari hai anche condiviso un ritiro o anche il ritiro premondiale, o chissà anche la stessa stanza. Sono compagni di stanza, sì, spessissimo, è vero. Viene da pensare a Elisa Di Francisca e Arianna Enrico, che si sfidano per loro a Londra 2012 e poi vanno a dormire insieme con un clima che non è stato mai dato sapere quale sia stato. Ma al di là di questo, il derby ti comporta anche il fatto che tu sei da solo, non hai a fondo pedana un maestro. Nessun maestro può andare a fondo pedana a dare nessun tipo di consiglio, sei completamente isolato. Poi il bello della scherma comunque, che anche in caso non sia combatte con un compagno di squadra ma sei con un altro avversario, il maestro a fondo pedana ti dà sì il consiglio, ma la decisione poi è tua. E questo è il bellissimo, no, di questo sport, che le decisioni sono proprio tue. Il maestro ti può consigliare una sua idea, ti può vedere una sua visione dell'assalto, però poi sei tu che devi rendere la tua e sei tu che prendi le tue decisioni. Qui parla l'ex atleta e non l'attuale maestro, sì, perché insomma, vista dal maestro, quando ti dici ad un atleta di fare una cosa e poi non la fai, magari perde quell'assalto perché ha fatto l'errore che tu gli avevi detto di non commettere, non è proprio, no? Esatto, questo però è quello che mi appassionava, proprio questo, è prendere le proprie responsabilità, no? Come persona, come atleta, e prendere le proprie responsabilità vuol dire anche prendere a volte certi rischi che può essere sbagliati e a volte invece no. Cioè, se vinci sei bravo, se perdi non lo sei. 9-7 ancora Middleton, che si porta in vantaggio sul 10-7. Middleton, che non ha proprio un cognome francese, sembra più dalle parti di oltremanica. 10-7 l'atleta a sinistra dell'arbitro, che adesso va a
sistemare il cavo, la chiusura di protezione della maschera, sì, che effettivamente è rischioso perché non è agganciata per bene, la vedete per l'appunto che ondeggia. A 2 minuti dalla fine del secondo parziale di questa prima semifinale del campionato del mondo giovani di spada maschile. Vi ricordo che a seguire c'è la seconda semifinale, e fin qui bravo Giorgio, è chiaro che dopo la prima c'è la seconda, ma lo dico perché protagonista in pedana sarà Davide Di Veroli, il nostro italiano che porta la prima medaglia azzurra a questi mondiali under 17 e under 20 in quella di Verona, Cattolica Center che ospita questo evento. È bravo a non far scappare via il suo avversario, il francese Nguyen Phoc, e a piazzare la sua cadde l'11-9, a portarsi quindi a meno 2 dal compagno di nazionale. Come vediamo è una fase proprio di studio adesso, cioè manca 1 minuto e 30 alla fine del secondo tempo. Molto e bravo. Si avvicina. Anche in questo caso è stato anche fortunato perché è uscita la punta del suo avversario, ma lui è stato bravo a schivare l'attacco e a piazzare la soccata numero 10 per lui. I derby hanno anche un'altra caratteristica, se vogliamo, negativa, cioè il fatto che anche la clac non può tifare. Questo è vero, cioè proprio si tira in una serie di silenzio totale. Adesso comunque ha riaperto completamente il match, 11 pari. È stato bravo perché dopo una prima parte del match in cui era stato lui a portare l'iniziativa e dunque a mostrare il fianco per certi versi al suo compagno, che ne ha approfittato per allungare sul punteggio, adesso invece è lui che sta attuando una tattica un po' più attendista, gli sta dicendo vieni, se hai fretta di concludere vieni, ma io sono qui, ma sta comandando la misura, vedi, sto aspettando e lo sto facendo partire nel momento sbagliato. La misura è la distanza tra i due atleti, esatto, è un continuo chiamare il proprio avversario. Adesso è partito giusto, però adesso è partito bene, si porta in vantaggio 12-11. Mancano 44 secondi alla fine del secondo tempo. Bravo adesso. Lo colpisce alla gamba, su una cercare un tentativo di parata, ma para male e lo colpisce alla gamba. 13-11. Ancora più due si è riportato, 19 secondi dalla fine. Penso che aspetteranno e andranno sicuramente ai prossimi. E invece no, arresto alla mano. E poi esulta, anche in questo caso l'esultanza è sempre contenuta quando si parla di un derby. Qui invece no, qui accettano la passività, un minuto di pausa, ovviamente come abbiamo detto prima non possono parlare con i propri tecnici. Sì, possono al massimo dialogare con i piccoli volontari, ma diciamo c'è poco da dire. Con se stessi più che altro parleranno. Ci si rigenera un po', si scuote la testa per provare a riordinare le idee, soprattutto quando si è in svantaggio, ma si cerca di mantenere la concentrazione quando invece si conduce nel punteggio per 14-11. È il caso di Middleton che abbiamo qua visto quando ha portato la stoccata che lo porta ad una botta dalla vittoria. Eccola qua l'impugnatura anatomica. Dicevamo prima della differenza fra impugnatura anatomica e impugnatura francese, e a proposito di francese c'è questa bella maschera con il tricolore transalpino. Da qualche anno, diciamo da prima di Rio 2016, è iniziata questa caccia a personalizzare la maschera a livello nazionale con l'autorizzazione ovviamente della Federazione Internazionale. Devo dire che da qualche punto di vista, anche sul piano estetico, se ne guadagna. Riprende l'incontro, ultimi 3 minuti,
14-11, ultima stoccata per poter entrare nella finalissima. Ancora una fase di studio a centropedana, nessuno prende rischi ovviamente. Anche perché Middleton sa che l'altro dovrà fare qualcosa. Però comunque, nonostante questo, è lì, non sta aspettando il suo compagno di nazionale, ma avversario in questo caso. Ed è bravo, porta l'attacco, vincente quindi con il punteggio di 15-11. Luigi Middleton approda in finale e dunque di rotta sul terzo gradino del podio il compagno di nazionale, il francese Lilian Guefac. E abbiamo il primo che salirà sul terzo gradino del podio. E allora adesso voltiamo le nostre telecamere in favore del tunnel che con questo fascio di luce, scusate, che vedete, accompagna dalla camera di chiamata, che sostanzialmente è lo spogliatoio, i due atleti. Eccoli qua, stanno entrando per l'appunto i due atleti che vanno a sfidarsi per la seconda semifinale. Vediamo che si ripone con cura e attenzione la maschera e la spada nella propria sacca, che rientra in camera di chiamata. Ma adesso abbiamo l'Italia in pedana, o per meglio dire Davide Di Veroli, atleta. Noi ci fermiamo per quanto concerne Sport Italia, continuiamo sui canali YouTube della Federazione Italiana Scherma. E allora andiamo a staccare sul primo piano di Davide Di Veroli, eccolo qua, l'atleta azzurro, classe 2001, quindi è ancora un atleta cadetto, cioè under 17, ma nonostante questo è in pedana tra gli under 20, anche perché si è guadagnato a suon di risultati questa convocazione tra virgolette i grandi, perché lui, lo ricordiamo, a Sochi non soltanto ha vinto il titolo europeo under 17, ma ha anche bissato la vittoria conquistando il titolo europeo under 20. Si è chiamato a una forza fisica impressionante, perché non soltanto oggi ma domani riscenderà in pedana per il titolo, per la sua categoria, il campionato del mondo cadetti, e dopodomani effettuerà la gara squadre giovani, perciò è veramente un 3 giorni impressionanti sotto il profilo fisico. Davide Di Veroli che a Sochi conquistò l'accesso alla finale superando in semifinale l'austriaco Alexander Biru per 15-12 e poi in finale l'ungherese David Nagy per 15-8. Un dominio incontrastato anche tra gli under 20, ma il mondiale, tu mi insegni Alfredo, è tutta un'altra cosa. E allora inizia la seconda semifinale di spada maschile giovani tra Davide Di Veroli e Mate Tamashkok, che per un attimo ha assunto una posizione simile a quella di Paolo Pizzo, l'abbiamo visto un attimino accucciarsi. È vero, ma vediamo subito che Davide prende subito l'iniziativa, è lui che inizia a spingere, a cercare la misura e inizia a comandare l'assalto. È proprio la forza di questo atleta, questa personalità che ha di comandare l'assalto, di avere una personalità sulla pedana fortissima. È lui che spinge, è lui che fa l'assalto, è lui che comanda. Adesso sta cercando, inizia a fare delle finte, forse potrebbe provare anche una botta al piede tra un po'. Vediamo se sarai stato profeta. Ricordiamo che se passa un minuto senza stoccarsi si andrà al tempo supplementare per passività e mi sa che l'accetto, mancano 3 secondi, 2, 1. L'arbitro non ravvede gli estremi ancora per la passività, adesso lo fa adesso, bravo. Ha stoppato, quindi si va direttamente alla seconda manche, si entra nel secondo dei 3 tempi a 3 minuti che compongono un assalto di scherma, sempre alle 15 stoccate. Questo è un segnale che vuol dire che i due atleti si temono, perché non si prendono troppi rischi, perciò ecco perché ha preso un minuto di senza stoccate. E si riparte con ancora un tentativo di Davide di trovare la misura per poter entrare con l'attacco e parte benissimo. Bravo Davide, 1-0. Ha trovato il tempo per entrare questa volta in misura con una partenza in flash. Sembra che è appena uscito da
da un bar dove aver preso un caffè, è concentratissimo. È veramente impressionante, l'ho seguito tutto il giorno a questa espressione calma, tranquilla, qualsiasi assalto ha sempre la stessa espressione, tranquillissimo quel ragazzo. E rieccoci nuovamente in onda anche su Sport Italia dal Cattolica Center di Verona. Stiamo seguendo la seconda semifinale del campionato del mondo giovani di spada maschile. C'è in pedana Davide Di Veroli per l'Italia che affronta Mate Tamas Gok. Siamo sull'1-0 in favore dell'azzurro e già siamo anche, anzi 2-0, molto bravo Davide. Siamo nel secondo parziale perché il primo si è fermato dopo un minuto di passività e l'arbitro ha detto se continuate così andiamo al prossimo tempo. Così è stato, quindi siamo già a metà match. 2-0 per Davide Di Veroli. Bravissimo Davide che ha messo la prima stoccata, un attacco, la seconda invece l'ha aspettato, una parata e risposta. Ecco, partenza leggermente sbagliato il tempo di partenza, prende l'arresto dell'ungherese. Siamo 2-1. Bofonchi qualcosa, probabilmente ha detto non così. 2-1 per l'atleta di Roma, della società Giulio Verna Roma. Riprende Davide con l'iniziativa per trovare ancora il tempo per poter entrare con la flash che l'ha appena usata più volte anche prima con il contro il russo. Davide che è uno dei pochi atleti under 20, anche perché è under 17, a non essere ancora in un gruppo sportivo militare. Ma penso che abbia la fila per poterlo entrare. Beh, tutti penso, lo vorrebbero. Penso proprio di sì. Ma se non compie 18 anni è un po' difficile, certo. Quindi bisogna attendere il 18 di settembre per festeggiarlo. Ancora una fase di studio in cui si rischia di prendere una seconda passività. Pensate alla tensione degli atleti in questo momento, sanno che ogni mossa sbagliata, ogni movimento anche sbagliato può costare caro. È una semifinale di spada maschile giovani. Ora è Davide che si chiude. Bravo. 3-1. Ha trovato il tempo giusto per entrare, si porta ancora più 2, mancano 58 secondi alla fine del secondo tempo. Vediamo Davide cosa deciderà adesso, non penso che continua a comandare, bravo Davide. Vuole evitare le partenze dell'ungherese e perciò continua a spingere. Secondi adesso alla fine del secondo parziale dei tre che compongono il match. 3-1, prova la botta al piede per due volte di fila l'ungherese, elude l'attacco l'azzurro. Ancora è lui che va a parare il tentativo d'attacco dell'atleta Maggiaro. 6 secondi, 5. Secondo me una prova, eccola, infatti, lo avevo detto, la prova a conclusione del secondo parziale, arriva questa botta doppia che sostanzialmente non cambia nei fatti l'ordine delle cose. 2 minuti e 56, si va al minuto di pausa, scusate 2 secondi, 56 alla fine del secondo parziale, si va al minuto di pausa, 4-2 per Davide Veroli che va a colloquio con il maestro Falcini, tuo ex compagno di nazionale di tante avventure. È vero. Che impressione ti fa adesso rivedere molti atleti, ad esempio anche nella squadra ungherese, li discutevamo prima, Gabor Bosco ad esempio che è capo delegazione, o anche Maurizio Randazzo che è capo delegazione adesso per l'Italia oltre che consigliere federale. Che impressione ti fa rivedervi da quella parte? In un'altra veste, vero? Lo vedo, innanzitutto sono molto più tranquilli adesso, perché sì, ovviamente quella tensione d'atleta non c'è più. Però mi ha fatto molto effetto ovviamente passeggiare stamattina, vedere che scaldavano gli altri atleti giovani mentre facevano lezione, tutti i vecchi compagni. È una responsabilità comunque essere maestro di un atleta, soprattutto quando sei in pedale, perché ricordiamo il maestro Falcini è maestro di staff della nazionale, non è il maestro di Davide Di Veroli che è seguito dalla coppia di maestri della Giulio Verna Roma. L'arbitro intanto riporta, l'arbitro che è il greco Gerosideris,
riporta sulla linea dell'avvoi i due atleti, perché siamo pronti per iniziare gli ultimi tre minuti di questo assalto di semifinale del mondiale giovani di spada maschile. Dai Di Dero, li avanti 4-2. Ovviamente questi sono gli ultimi tre minuti, perciò l'ungherese dovrà assolutamente attaccare per recuperare questo gap di due stoccate. Mantiene il bella, davvero stupendo. Bravo Davide, e stavolta esulta perché lo sa anche lui che questa è bella, questa vale tanto. È veramente bello, una stoccata di precisione sotto, un'angolazione sotto al polso, stupendo. Avete visto? Era parso, avesse toccato la gamba, invece no, ha toccato al polso, e ancora sull'attacco della Maggiaro arriva la stoccata del 6-2 da parte dell'azzurro. Come abbiamo detto, l'ungherese è costretto ora ad attaccare, è costretto assolutamente a fare qualcosa, a inventarsi qualcosa per poter attaccare. Mancano 2 minuti e 37 secondi ormai. Partenza in flash, va leggermente uscito. Peccato. Il tempo era giusto, ha soltanto portato la punta fuori del bersaglio. Infatti si dispera, abbiamo visto proprio la mano al volto. Era veramente giusta. 6-3 più 3 per Di Veroli a 2 minuti e 30 dalla fine del match. 7-3. Questa volta non esce la punta. Sta esultando. Ed esulta anche la famiglia Di Veroli, che è nella tribuna di fronte a noi con un bandierone tricolore. Intanto 2 minuti e 30 alla fine. Tanta tensione in pedana, perché Koch sa che deve rimontare un parziale di 4 stoccate. Di Veroli sa che lo deve gestire. Riprova ancora l'angolazione sotto. E bravissimo. Bravo. Tempo perfetto di entrata. 8-3. Diciamo che tempo e misura non difettano a casa Di Veroli. Il conosce molto bene. Ha provato. Va a vuoto la prima parata e l'ungherese riesce a entrare. 8-4. Davide Di Veroli, che tra l'altro ha un fratello più piccolo, Damiano Di Veroli, che promette davvero bene. Benissimo. È una coppia di fratelli che farà parlare. Bravissimo, tiene la misura in un modo eccezionale, fa scaricare il proprio avversario, è sempre nella posizione giusta per poter ripartire con un contrattacco. Sta tirando veramente benissimo, è tutto il giorno che tira così. Preparati, perché poi ti farò una domanda al termine di questo assalto o eventualmente durante la finale. Bravo Davide, perfetto. 10-4. Ti anticipo la domanda in modo tale da poter essere preparato. Chi ti somiglia tra gli spadisti, diciamo, di ieri o l'altro ieri? È una domanda cattiva. Lo so, infatti, però sono stato buono perché te l'ho anticipata. 10-4, Davide Di Veroli ancora. Bravissimo. 11-4. Più 7 per l'azzurro, meno 4 dalla stoccata numero 15, che significherebbe finale. È partito prima l'ungherese, solamente redarguito dall'arbitro. E di nuovo, tempo perfetto. Ormai l'ungherese non sa che cosa provare, prova anche il ferro dritto. Poi c'è stato un piccolo scontro, infatti i due si vanno a stringersi la mano, poi avete visto che ha allargato le braccia. Proprio come dire, non so più cosa fare. E infatti rallenta tantissimo. Adesso prova una partenza in flash, ma parata risposta subito di Marco, di Davide. Questa è eccezionale. Questo è Fioretto però. Anche perché Davide ha all'attivo anche risultati importanti a livello nazionale nel Fioretto, poi da qualche mese, non più di qualche mese, ha scelto di concentrarsi solo sulla spada e diciamo lo fa anche bene, tanto che sono di 14-4 e attenzione, esulta togliendosi la maschera, il che è una novità. Sa proprio la forza, proprio è consapevole che ormai sta tirando benissimo. 14-4, 1-23 alla fine. Bella questa inquadratura che ci ha regalato la regia. Parte in flash, poi prova la stoccata sotto le gambe, più spettacolare che altro sul piano dell'efficacia l'atleta ungherese. Un minuto e 15, ma il vantaggio è talmente, cerca una parata risposta di terza, ma il vantaggio è talmente ampio. E infatti colpo doppio, allora Davide Di Veroli è in finale, 15-5 il punteggio in suo favore.
contro l'ungherese Koch. Adesso ci sarà la finale di squadra femminile e poi dopo la finale che assegnerà il titolo del mondo di squadra maschile e giovani con Davide Di Veroli in pedana. Ma andremo a seguire la squadra femminile a breve. Alfredo, quella domanda adesso te la ripropongo, hai avuto anche il tempo per poterci pensare. Guarda, ti rispondo molto sinceramente. Ecco qua, scusa, intanto mamma Di Veroli con la bandiera tricolore. Come sensazione di tempo e misura ricorda tantissimo la nostra Valentina Vezzali, però nel fioretto. Però stiamo parlando di un ragazzo che è cadetto e sta vincendo tutto nella sua categoria e nella categoria dei giovani, perciò è una cosa incredibile, è una forza incredibile per questo ragazzo qua. Non mi hai risposto nella però spada, va bene. Esatto. Sapere? Sì. mi hanno detto che qualcosina mi assomiglia come carattere, ma ecco, avevano detto. Lo avevano detto anche a me, detto. Motivo per cui ti ho fatto questa domanda. Quindi sì, probabilmente sul piano del carattere abbiamo il nuovo Alfredo Rota, perché effettivamente sì, è flemmatico, è calmo, è anche abbastanza, come dire, capace di mantenere molto bene la concentrazione nei momenti che contano, e questa Alfredo Rota ce lo ha insegnato come si fa, e poi è capace di mettere anche la stoccata, quella che importa tanto, e mi ricorda quella Sydney 2000 con quella Golden Touch che esordì proprio allora e che hai permesso anche all'Italia di festeggiare e di conoscere nel migliore dei modi, ed eri in squadra con Maurizio Randazzo che, come abbiamo ripetuto più volte, è capo delegazione azzurri in questi mondiali di spada. Perché lo ricordiamo, parliamo di questi mondiali, il programma è anomalo rispetto al solito, cioè ci sono tre blocchi distinti per ogni arma, c'è il blocco della spada che è iniziato oggi e continua domani con la gara cadetti, per inciso, a cui parteciperà nella gara maschile anche Davide Di Veroli. Davide. Poi martedì ci sarà la gara di squadre di spada maschile e femminile under 20. Da mercoledì invece si inizierà con la sciabola, e allora avremo la sciabola giovani, la sciabola femminile, la sciabola cadetti e poi la gara a squadre. Gli ultimi tre giorni di gara, 7, 8 e 9 di aprile invece il fioretto, quindi tre giorni dedicati a ciascuna arma, che è anche un modo per focalizzare l'attenzione su quelle che sono le tematiche, su quelle che è la tattica, la strategia dell'arma, in questo caso non convenzionale. Eccolo che salgono in pedana e salutano il pubblico le due atlete finaliste di spada femminile, con la polacca Julia Faliska e la russa Anastasia Soldatova. La russa è tra... se io dovessi puntare in questo momento non saprei su chi puntare, perché da una parte la russa ha i favori del pronostico, dall'altra la polacca è stata capace di gestire molto bene l'assalto di semifinale vinto per 15-14 contro la ungherese Emma Borsodi, con una sagacia e una calma molto particolare che credo possa fare la differenza anche in questo assalto. Probabilmente sarò smentito nettamente sul piano del punteggio, ma mi auguro di vedere quantomeno un bel assalto. Tu lo hai seguito anche insieme a noi. Sì, chiaramente stiamo parlando di una finale di un campionato del mondo, perciò qui anche poi la tensione qui sarà a mille. Siamo due scuole dell'est, la Russia e la Polonia, e sicuramente vedremo della bellissima scherma. Vediamo che la polacca usa un'impugnatura francese, mentre la russa invece un'impugnatura anatomica. Sì, c'è stata questa differenza, ne abbiamo parlato anche prima. Tu eri un anatomico. Sì, ero un anatomico. Quando sfidavi uno con la francese, quali erano le contromisure che andavi ad apportare? Ma quando tiri con un avversario che c'è la francese, innanzitutto devi sapere che la misura è diversa, cambia il modello di misura, perché ovviamente ha un'impugnatura più lunga, perciò gli permette di stare più lontano. Mentre invece con l'anatomico la misura si stringe, si avvicina, e perciò è più una scherma di parate. Di francese invece è una scherma più di svincoli, di arresti, perciò anche le partenze sono leggermente diverse. Con un francese ti devi avvicinare di più, mentre invece con l'anatomico è completamente l'opposto. E allora si inizia 0-0 e l'assalto che vale il titolo mondiale di spada femminile under 20. Vediamo che la russa che prende l'iniziativa, la spenta subito sul metro dell'avversaria. L'arbitro dà l'alta, ma consente la risposta alla polacca e va in passare un vantaggio 1-0.
di nuovo la russa che prende l'iniziativa, lo fa, la spinge a fondo pedana per poi poter partire. Come abbiamo detto, appunto con la impugnatura francese, infatti adesso prende ferro e tira. Poi con l'impugnatura francese, avendo l'impugnatura francese la polacca, la russa dovrà stringerlo al proprio metro per evitare questo gap di misura, perciò dovrà stringerlo in un punto dove lei non potrà più fare un passo indietro e perciò potrà partire con una battuta e botta. Uno pari. Ancora. 2-1 la stoccata da parte della polacca. L'iniziativa è ancora sempre della russa, che cerca sempre di spingerla fino al suo metro per poi poter cercare di partire. Ecco che cerca una partita in seconda. Continua a pressare, per poter, esatto. Brava. Questa è proprio l'idea della russa, cercare di portarlo al suo metro, dove lei non può più fare un passo indietro, non può più usare lo svincolo della francese per fare un arresto e perciò neutralizzare il vantaggio di quell'impugnatura. E continua quella strada, continua a spingerla, per poi portarla in fondo e poi poter partire. Due pari, un minuto e mezzo dalla fine del primo parziale, 3-2 adesso. La polacca è quello che dicevo prima. Nonostante sia sul piano anche del curriculum inferiore rispetto alla russa, ha una furbizia tattica che le sta permettendo intanto di arrivare sino alla finale, quindi al peggio è vice campionessa del mondo e non sicuramente l'ultima delle arrivate, ma sta riuscendo anche a gestire degli assalti contro atlete più quotate di lei grazie a questa tattica attendista, ma alla capacità di cogliere bene il tempo. È vero. Adesso abbiamo visto proprio prima un attacco perfetto della russa, che è entrata in battuta e botta in affondo e cerca adesso in flash, perfetto, questo è il compito che ha la russa da fare, spingere per poi poter partire con una battuta e botta, farà una battuta per proprio spostare il ferro del proprio avversario, poter entrare e colpire al bersaglio grosso. Vediamo se adesso questa sagacia tattica continuerà ad attuarla, perché adesso è lei che è in svantaggio. Sì, continua. Adesso è stata anche fortunata, perché la russa ha buttato fuori la punta, però comunque è lì, 4 pari. Tra l'altro c'è anche una differenza di altezza tra le due atlete. È un fisico veramente notevole quello della russa, e prende di nuovo l'arresto sull'anticipo. Ma sull'altezza diciamo che Rossella Fiammingo nella sua ci carriera ci insegna che non è poi così, esatto, importante. Non sono i centimetri in altezza quelli che contano, ma la capacità di gestire i centimetri della misura. È vero. Continua la pressione della russa. Un colpo doppio. Siamo 6-5, mancano 31 secondi alla fine del primo tempo. Non cambia assolutamente idea la russa, che continua a spingere, Sì, sembra di rivedere il replay delle stoccate precedenti. Stavolta però no, cambia. E poi avete sentito anche sin da qui l'urlo di liberazione della Soldatova, che giustamente sta un attimino soffrendo il fatto quasi di essere incapace di portare a termine il suo attacco, che prima costruisce e che poi la polacca distrugge scegliendo bene il termine. Come un bambino che costruisce un castello di sabbia, arriva il primo che passa e lo distrugge. 7-6. Adesso sono due stoccate di fila, che erano due stoccate fatte bene, costruite bene. Adesso accettano la passività, passano al secondo tempo. E allora la russa va a dialogare con il proprio maestro, così come fa la Jeliska, che invece ha una maestra a fondo pedana. Da questo punto di vista ormai la scherma, anche sul piano della magistrale, non ha più una differenza notevole tra uomo e donna. Ci sono maestre donne, maestri uomini e tante anche maestre donne che hanno allievi maschi. Devo dire che anche da questo punto di vista, oltre che sul piano atletico, la scherma è
egualitaria, diciamo così. La nostra Giovanna Trillini è un esempio lampante proprio, no? Che allena sia donne che maschi. Ma nella spada c'è Anna Ferni o comunque tante altre, anche la maestra di Davide Veroli è donna, quindi voglio dire ci sono tanti esempi in tutte e tre le armi che ci riportano su questo piano egualitario. Abbiamo pochi secondi, ma questo mondiale, io ti chiedo a te come maestro della Bottagisio, che sostanzialmente si è fatta carico dell'organizzazione, tu come lo hai vissuto nel piano dell'attesa e anche dell'organizzazione? È chiaro, hanno fatto uno sforzo incredibile grazie al nostro presidente Luca Campedelli e tutta la struttura del Chievo che ha messo a disposizione, e poi anche insieme alla Federazione Italiana Scherma hanno costruito questo evento nel migliore dei modi. Saranno 9 giorni di grandissima passione, sono stati curati tutti i particolari e secondo me un mondiale di interventi del genere è veramente bellissimo, è un mondiale assoluto questo, e hanno la possibilità questi ragazzi giovani di poter tirare una struttura veramente bellissima, ma si meritano questa struttura per questo sport bellissimo che è. 7-6, secondo parziale, 8-7 adesso, stoccata doppia, toccano entrambi, quindi punto per entrambi. Questo è anche il bello, tra virgolette, della spada, che non essendo arma convenzionale è semplice anche sul piano del punteggio da intuire. Tocco io, ho fatto punto, tocchi tu, hai fatto punto, tocchiamo tutti e due, facciamo punto tutti e due. Cosa diversa sarà il fioretto e la sciabola, ma avremo modo nel corso dei prossimi giorni per parlarne, discutere e anche, come dire, spiegare ai neofiti, se vogliamo, le particolarità delle tre armi. 9 pari, accucciata vincente. Si è andata a complicare la vita adesso la russa con una partenza non certamente fatta benissimo, però continua con la sua strada di continuare a spingere, a provocare e cercare la partenza lei. Parte bene, un colpo doppio però. Ci avviciniamo sempre di più alla 15ª stoccata, perciò adesso bisogna stare attenti ai colpi doppi, non salire troppo su quelle stoccate. 10 pari. La russa continua con la sua fase di attacco, l'arresto fa partire l'avversario in un tempo sbagliato e ora arresta. Praticamente ha fatto il compito che faceva prima la polacca. 11-10. Poi spiegheremo anche l'arresto, lo spiegheremo meglio. 12-10, perché nel vocabolario, diciamo, italiano l'arresto è una misura restrittiva che ovviamente non ha nulla a che vedere con la scherma. 12-10 per l'atleta russa, meno 3 dal titolo iridato di spada femminile giovani. Adesso la polacca deve fare, a mio avviso, un mezzo bellissimo miracolo. L'arresto, arresto alla mano, colpo alla mano perfetto, partito in tempo perfetto. E tocca, lo stiamo rivedendo, eccolo qua, grazie alla regia, lo avete visto, la punta va a toccare il pugno avanzato dell'atleta avversaria. 14-10. Ha trovato la strada, ha preso fiducia, ha trovato la strada, ha continuato con quell'idea, si è dimostrata l'idea giusta. 14-10, una stoccata per il titolo mondiale. Tutto fa presagire che il primo titolo mondiale andrà dalle parti, intanto dell'Est Europa ovviamente, ma dalle parti di Mosca. La scherma ci ha insegnato anche a non dire queste cose prima che arrivi la 15ª stoccata, ma nella spada tendenzialmente, ecco, infatti vengo puntualmente smentito. 14-11, 1 minuto e 31 alla fine del secondo parziale dei tre che compongono il match. Ma non ne vuole sapere di aspettare la russa, campione del mondo, complimenti. E lei, Anastasia Soldatova, la campionessa del mondo di spada femminile under 20. La prima medaglia d'oro va alla Russia, che con questa bella ragazza conquista il titolo e con il suo balzo salta sul gradino più alto del podio. Eccola qua la Soldatova, la campionessa della mondo di spada femminile, che tra l'altro fa il paio con quella che secondo Francesca Condancarlo è l'atleta che lei emula o quantomeno a cui lei si ispira, per quanto ho visto in pedana, cioè Tatiana Kutkova, che è campionessa del mondo assoluta. Quindi il primo podio si compone così, con l'oro ad Anastasia Soldatova, Russia, l'argento a Julia Faniska e poi le medaglie di bronzo vanno alle due ungheresi, Emma Borsodi e Kinga Nagy. Vedremo dopo le premiazioni, perché adesso
ci si compone. E c'è la finale di spada maschile. Diamo giustamente il giusto tributo in termini di applausi e di inquadrature alla neo campionessa iridata Under 20, ma la nostra attenzione, ci scuseranno i russi, è orientata su quella bocca di lupo da dove usciranno i due atleti protagonisti della finale di spada maschile e giovani, vale a dire Davide Di Veroli e poi il francese Luigi Middleton. Non sarà un assalto semplice, lo avevo detto anche prima della semifinale, ma Davide è stato particolarmente bravo a gestire molto molto bene la sua semifinale. Adesso però in palio c'è qualcosa di importante, c'è un titolo del mondo. C'è un titolo del mondo giovani, un titolo molto importantissimo. Abbiamo un avversario che è il francese, che ha caratteristiche fisiche eccezionali, abbiamo visto proprio la fisicità di quel francese, un ragazzo alto, cioè un allungo molto lungo. Davide dovrà stare attento a queste caratteristiche, più che tecniche sono caratteristiche fisiche. Vediamo come deciderà di porre subito l'assalto. Eh sì, vediamo, stiamo dando anche un'occhiata, sono pronti nel tunnel che conduce dalla camera di chiamata alla pedana della finale, possiamo per l'appunto credo staccare proprio sul tunnel perché stanno entrando lo speaker Marco Capone chiama per l'appunto i due atleti e noi stacchiamo su loro due che entrano dalla camera di chiamata allo spogliatoio dove viene testata tutto il materiale ed eccoli qua, Davide Vieroli concentratissimo che va a salire sulla pedana della finale ma oltre il protocollo perché c'era quel fascio di luce che gli indicava la strada per l'angolo retto, lui ha preso l'ipotenusa di questo triangolo virtuale come percorso e va al suo angolo dove sarà seguito, lo ricordiamo ancora, dal maestro Giacomo Falcini. E allora Davide Di Veroli contro Luigi Middleton nell'assalto che vale il titolo di campione del mondo under 20 di spada maschile. Quanto si respira prima di un assalto del genere, Alfredo? Sono momenti unici, momenti bellissimi, momenti che meritano di essere vissuti, ci si allena, si suda, si lotta proprio per vivere questi momenti. Qui sono momenti che te li ricorderai per sempre. Vediamo Davide con una concentrazione incredibile oggi, ma adesso ancora di più, appunto come hai detto tu, non ha neanche guardato le luci di dove doveva seguire, è andato dritto per la sua strada perché ha voglia di tirare, ha voglia subito di salire sulla pedana. Il suo unico pensiero è quello adesso. Tu citavi prima il presidente del comitato organizzatore Verona 2018, Luca Campedelli, il quale sta seguendo ogni assalto, soprattutto quello di Davide Di Veroli, credo come segue i 90 minuti del suo Chievo, cioè alle nostre spalle, in piedi, cercando anche di mascherare il nervosismo, perché si sa che quando organizzi un evento in Italia e hai un atleta che sta facendo una scalata importante al podio, hai tanta voglia che arrivi il massimo anche per premiare lo sforzo organizzativo che stai compiendo. Sì, è vero, poi lui è un grandissimo appassionato di scherma, proprio gli piace tantissimo la scherma, la seguiva già negli anni passati, poi ha preso questa decisione di portarla a Verona nel migliore dei modi. E allora, eccoci qua per la finale, Davide Di Veroli contro Luigi Middleton, due atleti che si sfidano per la medaglia più importante del podio di questo campionato del mondo cadetti e giovani, in questo caso giovani di spada maschile. È iniziato e cala il silenzio alla Cattolica Center. Arriva la prima stoccata del francese, 1-0 per il transalpino. Sì, una malparata di Davide che l'ha portata sul ferro del proprio avversario sulla propria gamba, però abbiamo visto subito Davide come prende subito l'iniziativa. Bisogna stare attenti a questi contrattacchi del francese. E se Davide continua a spingere per cercare il tempo giusto o un controtempo, una parata per poter rispondere. Intanto mancano 2 minuti 37 e bisogna stare attenti a queste partenze del francese. Occhio Davide, 2-0 per il transalpino, una sfida Italia-Francia è sempre molto delicata. Eh sì, è sempre stata battaglia di anni di scherma. Adesso Davide deve assolutamente recuperare questo gap di due stoccate, attentissimo a queste partenze del francese, come dicevo ha delle caratteristiche fisiche importanti, come alto, ha un allungo eccezionale, ha queste gambe molto, molto lunghe che spingono in entrata. Bravissimo, eccezionale. Bravo. Bravissimo. Accorcia le distanze, Davide Di Veroli. Con una bellissima parata e risposta alla schiena.
tentativo del piede del francese che va vuoto. Davide si avvicina, ma chiaramente prenderà dei rischi stando così. Sì, bellissimo, bravo, eccezionale. Scelto il tempo perfetto per entrare. Chi non risica, non rosica, bravo Davide. Due pari. Ha recuperato subito. Ancora una fase di Davide che aspetta proprio la partenza del francese per poter prendere ferro e rispondere. Ma il francese parte molto bene. Ora il francese inizia lui a spingere, a passare la metà pedana. Fase di studio importantissimo, eccola qua, bisogna stare attentissimo a questa partenza di allungo del francese che ha. 3-2 per l'atleta transalpino. Tutto 1:20 alla fine del primo tempo. Davide comunica a parlare con Giacomo perché non, forse non ha ancora bene le idee chiare, cerca un consiglio. Va a sistemarsi un po' la scarpa, quindi anche prende un po' del tempo il francese, spezza un po' il ritmo anche dell'assalto, buono anche per Davide, sì, probabilmente. Che ha preso l'ultima stoccata, è stata una stoccata brutta, sì, perché l'ha tirata molto bene il francese. Eccolo là, peccato. Sta attento al francese che finge di tirare al piede per poi proseguire al corpo. Non è male questo francese, farà parlare secondo me. Assolutamente. Anche una stazza fisica che gli permette, sì, di avere più opzioni. Bravissimo. Bravo. Manda a vuoto l'attacco del francese, non facendo più un passo indietro Davide, ma è rimasto lì fermo per poter chiudere misura e ha funzionato. La rivediamo, vediamo il francese che parte e poi lui si nasconde sostanzialmente e piazza la sua stoccata. E ci riportiamo in parità a 36 secondi dalla fine. Tre pari. Probabilmente no, secondo me, conoscendo Davide, bellissimo. Bravo Davide, bellissimo. Cerchiamo di essere didascalici su quello che ha fatto. Eccolo qua, la partenza del francese, lui ha parato, parato in contro di terza, ha tolto il ferro dalla propria linea e ha risposto al braccio. Bellissima stoccata, come per dire no, non mi tocchi, tocco io. 15 secondi, magari il francese proverà ancora un attacco. No, pare che Davide è uno che non sempre va al minuto di pausa volontariamente. Adesso però sa che è in vantaggio, adesso sì, lo accetta. 4-3, dunque minuto di pausa. Davide Di Vero, l'inquadrato con questo primo piano, va a parlare, a disedarsi con il maestro Giacomo Falcini, il quale mima qualcosa. Vediamo se riusciamo a capire qual è l'indicazione che arriva, mentre la regia ci fa rivedere alcune delle bellissime botte, tra cui quella del 4-3. Bellissima stoccata. Sì, Giacomo Falcini sta dicendo proprio a Davide proprio quello che abbiamo visto noi, cioè il francese finge di tirare al piede per poi poter proseguire lungo, cioè andare a vuoto, eludere una parata per salvare il piede, per poi lui vuole proseguire al petto. Però in questo caso è più Davide che parla, perché vediamo Giacomo in silenzio ascoltare le indicazioni, mentre qui i francesi. Vecchia conoscenza. Esatto, il maestro è una vecchia conoscenza di Alfredo Rota, spiega tu chi è. Ragazzi che era in squadra, non era in primissima squadra, ma era nella seconda linea. E adesso è lì. 4-3 per Davide Di Veroli su Luigi Middleton. Italia contro Francia. Inizia il secondo dei tre parziali di questo assalto di finale che vale il titolo mondiale di spada maschile. Davide Di Veroli, classe 2001.
atleta della Giulio Verna di Roma. Sono passati già i primi 20 secondi senza nessuna stoccata. Ora è Davide che aspetta la partenza del francese. Bravo, colpo doppio. Bravo. Il colpo doppio nella spada è tanta roba, come direbbe qualcuno. 5-4, una stoccata a testa, quando sei in vantaggio va bene così. Sì, ha mostrato che appunto non teme più la partenza, ma aspetta. Adesso è Davide invece che inizia a spingere. Romano, 18 agosto del 2001, la sua data di nascita, 16 anni, è sulla pedana che vale il titolo mondiale Under 20, lui che ancora è Under 17, tant'è che, come ripetiamo, domani sarà nuovamente in pedana, è lui che ha al collo il titolo europeo sia tra gli Under 17 che tra gli Under 20, conquistato 3 settimane fa a Sochi. Arriva! Una stoccata del 7-5! Importantissima questa stoccata. Si gioca al gatto e il topo sostanzialmente con il francese che prova a mettere la sua stoccata in bersaglio. Di Veroli scappa via, arretra e poi è lui a piazzare la sua punta della spada. 7-5 più 2 a 1,50, siamo esattamente a metà assalto. Davide cerca di provocare la partenza, di farlo partire quando vuole lui e non con l'iniziativa del francese. E parte adesso, sbaglia. Sbaglia il tempo. È partito leggermente lungo, questione di millimetri, ma quei millimetri che fanno veramente la differenza. Infatti una parata e risposta alla schiena del francese molto bella. Perché da questa parte della pedana è facile dire sbaglia, però quando sei lì... Assolutamente. Ti stai comunque giocando qualcosa di molto importante, non arriva alla punta adesso. Ci avviciniamo a un minuto dalla fine del secondo tempo, un minuto esatto adesso. Colpo doppio, va bene così, quando sei in vantaggio va assolutamente bene così. Abbiamo visto Davide che non ha cercato nella stoccata, ma è stato fermo, perciò ha accettato il doppio, sapeva che sarebbe stato colpo doppio, ovviamente in vantaggio va bene. Non ha voluto rischiare questa volta. C'è anche una notevole differenza di età, perché il francese ha 19 anni, classe 98, il 20 ottobre compirà 20 anni, Davide 16. No! Peccato. La risposta. Il francese si riporta in parità, 51 secondi alla fine del secondo tempo. Sono 40 ore secondi alla fine del secondo tempo. I due si sono anche incontrati già a Sochi. Peccato. Questa è la stoccata di prima, adesso il francese lo manda a vuoto sulla contro di terza per poter poi entrare con una cavazione. Deve stare attento Davide, perché adesso è sotto di una stoccata ed è lui che adesso deve... È un momento critico questo, Davide deve subito ribaltare la situazione. Ne ha le potenzialità. Deve togliere sicurezza al francese adesso. Sì, perché il francese ha fatto una rimonta. Ha messo tre stoccate giuste, fatte bene. Inizia a prendere fiducia ora. Ma gliela deve togliere subito, immediatamente. 9 secondi. 8 accettano di andare al minuto di pausa. E adesso è fondamentale. Fondamentale le indicazioni che arriveranno dalla panchina, ma è fondamentale l'apporto di Giacomo Falcini e anche la calma che saprà infondere. Diciamo che da questo punto di vista è forse il maestro migliore per Davide. Anche lui molto pacato, molto attento, puntiglioso su alcuni dettagli. La cosa importante sarà subito la partenza nell'ultima frazione, cercare di mettere subito la prima stoccata, portarsi al 9 pari
per poi appunto togliere questa fiducia che si è guadagnata nelle ultime tre stoccate francese. Dovevamo invece toglierla subito, rendere a fargli avere dei dubbi su quello che sta facendo, che non è la cosa giusta magari, ed sarà un macigno la prima stoccata da mettere, ma sarà importantissima. Importantissima sì, perché a questo punto ci sono tre minuti e poi conosceremo chi sarà il campione del mondo di spada maschile under 20 per il 2018. Poco fa dicevo che i due si sono incontrati soltanto una volta, tre settimane fa a Sochi, nella gara dei campionati europei under 20 di spada maschile. A vincere è stato Davide Di Veroli col punteggio di 15-10. Era l'assalto del tabellone del 32, quindi sedicesimi di finale. Ci siamo, ultimi tre minuti. E Davide che prende l'iniziativa. E Davide inizia a spingere. Se ne vanno i primi 30 secondi. Bravissimo, bravo, Davide, bravissimo. Ha fatto finta di andare indietro Davide, è rimasto sul posto per poi avanzare e entrare in misura perfetta del proprio avversario. Bellissima stoccata. E quello che abbiamo detto prima, adesso ha tolto fiducia nell'attacco del francese con questa stoccata. Si è riportato non soltanto in parità, ma la cosa più importante è aver tolto quella fiducia che aveva il francese nelle partenze da lontano. Adesso il tecnico francese raddrizza la lama del suo atleta. Come per regolamento non può parlare il tecnico francese, sì. Non può dare più nessun consiglio. La lama deve essere perfettamente dritta in linea. Ovviamente non si può raddrizzare sulla pedana per ovvie ragioni, si deve scendere dalla pedana. Credo che comunque, oltre chiaramente a raddrizzare la lama, sia anche un modo per il francese per chiarirsi le idee, perché questa stoccata lì è stata bellissima. Fatto sta che si riparte in parità, 2 minuti e 28, e poi avremo il campione del mondo di spada maschile under 20 2018. Cercato di rifare la stessa cosa di prima, ma il francese non è più partito deciso, ma ha aspettato, ha atteso. 10-9 per il transalpino. Ancora una volta Davide deve recuperare una stoccata di svantaggio. Adesso il transalpino che ha tutta la calma di questo mondo, perché no, è uscita la stoccata e Davide Di Veroli ha detto non ho capito dove è stata presa, esatto. non ha sentito, tant'è che si è girato verso Giacomo Falcini. Adesso Davide deve tirare fuori tutto quello che ha 1 minuto e 50 per riportarsi in parità e poi eventualmente giocarsela. Forza Davide, bravissimo. Partenza decisa senza neanche troppo pensarci, a ferro libero dritto verso la spalla del francese. Bravissimo Davide. Forza. Meno uno. Meno uno, 1.44 alla fine. Botta e risposta bellissimo questo, sì. In pochi secondi. Un minuto e 30. Bravissimo Davide. E siamo nuovamente in parità. Bravissimo Davide. Vediamo se adesso torna a raddrizzare la lama, perché ogni volta lo ha fatto, ha preso del tempo a respirare. Giustamente, non stiamo accusando nessuno, ci mancherebbe, però sono tutti accorgimenti tattici, anche strategie se vogliamo. Cala il silenzio al Cattolica Center. Bravo! 12-11. Bravissimo Davide. Una fucilata che lascia di stucco il francese. Boom! Eccolo. Davide non fa più un passo indietro, anzi parte deciso, dritto, in flash. Bravissimo Davide, siamo a 12-11. Bello anche il replay con la reazione all'interno della maschera dell'azzurro. Vediamo se riproverà un'altra partenza. Mi sa di sì.
eccola, è uscito, peccato, è uscito, peccato. È andato alto sulla spalla. Quando si parla di emozioni sportive sono queste, queste. E questo è ciò che si intende. Devo dire che sono proprio queste. Manca un minuto intanto, un minuto dalla fine. Forza Davide. Occhio a partire. Colpo doppio. Colpo doppio. Questo era segnato. Per un centesimo di secondo ho ottenuto. Questo hanno accettato entrambi il colpo doppio. Si sapeva che era un colpo doppio. Partenza assieme. È inevitabile il colpo doppio. Dieci pari quando mancano 45 secondi alla fine del match. Davide cerca il tempo per poter ripartire. Occhio. Siamo a 30 secondi. Attenzione alle partenze del francese. 20. Decidono di giocarsi tutto il titolo mondiale a una sola stoccata. Allora Alfredo, per me è un'emozione avere accanto uno che in un'Italia-Francia importante e valida per un titolo olimpico a squadre mi ricorda qualcosa. Ha messo la stoccata decisiva, avevi la priorità, è tutto uguale, tutto uguale, era Italia-Francia, in pedana c'era Alfredo Rota e avevi dietro una panchina particolarmente calda in quel periodo, dall'altra parte c'era la Francia con una panchina particolarmente calda, altrettanto valeva un titolo olimpico. Allora che si fa in questi casi? Qui c'è un silenzio nella propria testa incredibile. E partiamo, forza Davide, priorità nostra. No. Ed è il francese, la partenza purtroppo uscita del francese Luigi Middleton, il purtroppo vincitore del titolo mondiale di spada maschile under 20. Eccolo qui il trainer transalpino che sorride, si rivolge verso la sua panchina, si dispera invece Davide Di Veroli che aveva scelto la tattica che lo aveva portato fin qui. Lo vedete notevolmente dispiaciuto l'atleta italiano. 14-13, stavolta non c'era Alfredo Rota in pedana e arriva tutto il gruppo francese a festeggiare l'atleta che si laurea campione del mondo di spada maschile under 20. Noi a breve saluteremo gli amici di Sport Italia, continueremo su YouTube della Federazione della Scherma e su tutti i canali che sono collegati in streaming. Ed eccola l'esultanza per il francese. Non è, diciamo, bello vedere un italiano che non esulta, ma lo sport ci permette anche di vedere l'esultanza degli stranieri. Complimenti ovviamente al transalpino. Assolutamente, dispiace veramente perché è stato veramente un assalto riportato benissimo da Davide. Ha sbagliato l'ultima partenza, purtroppo ha cercato di sorprenderlo. E allora salutiamo gli amici di Sport Italia, non prima però di aver visto anche Davide Di Veroli alla nostra sinistra che viene festeggiato da tutto il gruppo azzurro gettato in aria. Grazie agli amici di Sport Italia, ci ritroveremo per i prossimi giorni. Vi abbiamo raccontato la medaglia d'argento di Davide Di Veroli. Un saluto a tutti. Continuiamo la nostra diretta sempre dalla Cattolica Center perché ci sono le premiazioni adesso. Eccolo ancora qua inquadrato Luigi Middleton, ma credo che la regia possa permetterci di staccare anche sull'atleta italiano Davide Di Veroli che è accerchiato da tutto il gruppo azzurro, ma vediamo, credo l'ultima stoccata, quella del 13, ecco, pari, anzi 14, è uscito 13. Fuori, è uscito, vedete fuori, come, spalla. Vedete come la lama, la vediamo da quest'altra angolatura, la lama di Davide Di Veroli non tocchi la spalla del francese che si abbassa di quel tanto per far andare a vuoto la spada azzurra. E dunque si festeggia, sì, ma si festeggia la medaglia d'argento mentre i francesi festeggiano la medaglia d'oro. Una medaglia è sempre una medaglia. Se consideriamo che questo ragazzo ha 16 anni ed è alla prima manifestazione iridata tra gli under 20 e che domani c'è ancora il titolo in palio, il titolo cadetti e poi sarà in pedana la gara squadre, è comunque un risultato da festeggiare. Certo è che non può che rimanere il rammarico, la mare in bocca per una stoccata che ha determinato un gradino del podio, il gradino più importante. Sì, chiaramente abbiamo visto come alla priorità abbia perso questo assalto, perciò era
si poteva giocare tranquillamente l'oro, però ricordiamo l'età che ha, è un argento mondiale, assolutamente, però il rammarico ovviamente rimane, ma già domani ha già la possibilità di potersi rifare subito, di cercare questo all'oro che se lo merita, un ragazzo eccezionale, veramente un ragazzo eccezionale. Leggo diversi commenti che arrivano sulla diretta Facebook, sulla pagina della Federazione Italiana Scherma, c'è chi dice ha avuto coraggio a tentare quella stoccata, bravo, è quello che stiamo cercando di fare, cioè comunque applaudire, perché comunque quando perdi una finale ti rimane un po' la mare in bocca, è naturale, è sintomatico proprio di quelle emozioni che uno prova inevitabilmente, ma è grandissimo lo stesso e lo stanno ripetendo a più riprese più commentatori su Facebook. A breve avremo la premiazione della gara di spada femminile e credo che ci sarà anche Francesca Forno pronta a intervistare l'atleta vincitrice, vale a dire Anastasia Soldatova, e poi intervisterà anche non soltanto il vincitore della gara di spada maschile, cioè il francese Luigi Middleton, ma anche il nostro Davide Di Veroli, perché lo avremo, abbiamo voglia di sentirlo ai microfoni per sentire da lui queste emozioni. Probabilmente non sarà entusiasta, ma se tu adesso lo incrocerai, che cosa gli dirai? Oltre che bravo e complimenti. Ma bisogna dire soltanto la verità, che cioè che il futuro è suo, se lavora, continua a lavorare così, con questa serietà, con questo talento, con questa voglia, il futuro ovviamente della scherma è suo, ha un futuro davanti stupendo, è un ragazzo eccezionale, ha una mentalità stupenda e non ricordiamoci l'età che ha, è ancora ultimo anno cadetto. 16 anni, quindi voglio dire, tu a 16 anni che facevi, che vincevi? Proprio niente, perciò ha tutto un futuro enorme proprio davanti. Non avevi in motocicletta, la tua altra grande passione, assieme all'Inter chiaramente, esatto. Lo diciamo, ma a 16 anni questo ragazzo ha al collo la medaglia d'oro ai campionati, e quindi il titolo ai campionati europei di spada maschile under 17, la medaglia d'oro ai campionati europei di spada maschile under 20, la medaglia d'argento nella gara a squadre, sempre ai campionati europei tra gli under 20, e adesso ha al collo anche l'argento ai campionati del mondo giovani di spada maschile, insomma un ragazzo di cui prendere le generalità, perché comunque se ne sentirà parlare di lui e di suo fratello Damiano, che tu conosci anche entrambi, così come Davide anche Damiano fa spada e fioretto. Damiano già vince tra i cadetti dopo aver vinto anche il Gran Premio Giovanistica e il campionato italiano del 14, peraltro ricordo lo scorso anno, mentre inizia la premiazione di spada femminile, lo scorso anno ci fu proprio la finale di Damiano Di Veroli, che per non aveva maestri perché erano impegnati in altre pedane, e era seguito proprio da Davide che lo seguiva a fondo pedana e vinse, manco a dirlo. Ma eccola qua la cerimonia di premiazione della gara del campionato del mondo di spada femminile, il picchetto dell'esercito che va a sistemare le bandiere, le premiate e i premianti. I premianti sono Luca Campedelli, presidente del comitato organizzatore, Giorgio Scarso, presidente della Federazione Italiana Scherma, e Ana Pascu, vicepresidente, la romena Ana Pascu, vicepresidente della Federazione Internazionale di Scherma. Eccolo il picchetto dell'esercito che va a sistemare le bandiere, ma onore anche e ovviamente alle quattro finaliste e quindi vincitrici, tra la vincitrice della medaglia d'oro e le vincitrici delle altre medaglie di spada al femminile, ad iniziare dalla medaglia d'oro la russa Anastasia Soldatova, la polacca Julia Faliska e poi ancora le due maggiore medaglie di bronzo, Emma Borsodi e Kinga Nagy, le hostess scelte dal comitato organizzatore, ed eccoli qua i premianti. Eccola qua la presentazione di Ana Pascu, la romena che premierà la campionessa del mondo, poi Giorgio Scarto, presidente della Federazione Italiana Scherma, che premierà la vincitrice della medaglia d'argento, e poi Luca Campedelli, presidente del comitato organizzatore Verona 2018, che premierà invece le due atlete con la medaglia di bronzo, e proprio da queste si inizia. Accogliamo quindi, tributando il giusto e doveroso applauso
alle due atlete, per l'appunto le due atlete ungheresi, Emma Borsodi e Kinga Nagy. Salgono entrambe tenendosi la mano, raccolgono l'applauso. Bella questa immagine, no? La mano stretta, mi somiglia un po' a quella vista a Pechino 2008 con Valentina Vezzali e Margherita Grambassi, ma erano su due gradini diversi, Valentina sul primo, Margherita sul terzo, però ricordi anche tu quella vero, gara. Vero, verissimo. Eri lì. Ecco qua Luca Campedelli che consegna l'omaggio floreale, ma anche le due mascotte, oltre alle due medaglie. Le mascotte sono una riproduzione di Giulietta e Romeo in stile schermistico, due piccole statuine in gesso, molto belle per te. Molto belle, poi soprattutto c'è questa particolarità che non sono in vendita, perciò è una cosa soltanto per chi vincerà una medaglia, perciò le rende ancora più esclusive. Ed eccola invece la seconda classificata, la vice campionessa del mondo, la polacca Julia Faliska, che è uscita sconfitta per 15-13 dall'assalto di finale contro Anastasia Soldatova, vice campionessa del mondo, lei che in carriera non era andata oltre un terzo posto a squadre. Anche per lei chiaramente le mascotte, i fiori, la medaglia e i complimenti, oltre all'applauso del Cattolica Center. E adesso la campionessa del mondo è lei, dalla Russia, Anastasia Soldatova. Meritatissimo le vittorie, abbiamo visto la finale come l'ha proprio dominata, con una scelta tecnica proprio di personalità. Brava. Veramente un titolo meritato. Brava, brava, brava l'atleta russa che viene premiata da Anna Pascu. Diciamo che il podio è abbastanza alto, quindi avremo nei prossimi giorni delle situazioni un po' particolari. Per la premiazione è stato necessario introdurre degli scalini alle spalle del podio per permettere agli atleti, soprattutto ai cadetti, di salire su. Molto bello però, molto bello. La scatola delle mascotte non viene aperta, cioè le donne hanno anche l'omaggio floreale, quindi hanno difficoltà a tenere in mano tutto, la medaglia va al collo. E adesso con il rientro di Anna Pascu, vicepresidente della Federazione Internazionale, ci alziamo in piedi per ascoltare l'inno nazionale russo. Dopo Francesca Forno, che credo sia anche già in collegamento, andrà a intervistare l'atleta russa vincitrice del titolo di campionessa del mondo. E allora ci voltiamo alla nostra sinistra per l'inno nazionale russo. Applausi per la Russia, applausi per Anastasia Soldatova, e lei la campionessa del mondo di spada femminile. E allora adesso la foto di rito con i tre premianti. La nostra inquadratura è un po' diciamo bloccata dalla ridda di fotografi, anche dai capi delegazione, oltre che da altri componenti, appunto le varie delegazioni che vogliono festeggiare giustamente. Ma noi adesso riusciremo, datemi conferma anche dalla regia, a staccare su Francesca Forno, che dovrebbe essere a bordo del podio per la premiazione, per appunto sentire le parole dell'atleta russa. Eccolo qua il podio della spada femminile giovani. Lo sai, l'ho già fatto vedere.
Alfredo, domani parliamo della gara della spada maschile e femminile cadetti. Sì. Abbiamo degli atleti che possono dire la loro. Uno, te la propongo così, è tale Davide Di Veroli nella spada maschile cadetti. Non so se lo conosci. Non ho mai sentito nominare oggi. Sì, chiaramente Davide domani ha la sua categoria, perciò le carte per un gran finale ci sono tutte. Ovviamente sarà stanchissimo da oggi, però ovviamente occorre subito in albergo per riposarsi, però ha già dimostrato agli europei di potercela fare a tenere questi ritmi, e domani sarà senz'altro uno dei protagonisti. Assolutamente sì, e poi ci saranno gli altri azzurri che ovviamente saranno protagonisti in gara, ma ci sarà anche la gara femminile, dove l'Italia arriva con una Sara Maria Kovalčić che ha conquistato la medaglia di bronzo in quella di Sochi 2018. E allora sta arrivando in postazione Francesca Forno per l'intervista, vediamo se riusciamo per l'appunto ad avere le prime parole di Anastasia Soldatova. Mentre questo è il quadretto della nazionale ungherese che può festeggiare tre medaglie, due sono queste di bronzo, l'altra è l'altro bronzo dell'atleta che è stato sconfitto da Davide Di Vero in semifinale, vale a dire il Mate Tamás Kok. Quindi un medagliere che vede la guida francese che conclude la prima giornata con la medaglia d'oro di Luigi Middleton e quella di bronzo di Lilian Nguefak, poi la Russia con l'altra medaglia d'oro grazie ad Anastasia Soldatova, l'Italia con l'argento di Davide Di Veroli appaiata alla Polonia con l'argento della spadista Julia Faliska, e poi le medaglie di bronzo, le tre medaglie di bronzo della Ungheria, oltre a quella appunto che dicevamo prima del francese. Allora è pronta l'intervista, linea Francesca Forno. Мира, сегодня что ты вообще по этому поводу чувствуешь? Я очень счастлива, очень рада, что у меня получилось это сделать. I'm very happy, I'm very glad that I came to do this. But this morning, when you first came here, what do you think? Do you think about a gold medal, or you were just like, okay, I want to do this competition and try to do my best? Сегодня утром пришла на соревнования, а то о чем ты подумала, что я сегодня закончу это дело с золотой медалью? Или вообще как бы хорошо, что я с собой пришла, пофиксую, а там будет видно. Нет, я очень хотела, очень безумно хотела выиграть. И начала я не очень хорошо, но я получилась выиграть. Короче, я настраивалась на эту золотую медаль, и у меня получилось. No, I want to win this morning. I want to do everything, something I do to win this medal. I'm very happy that I did it. The day after tomorrow, you will have the competition, the team event. How do you feel about it? You feel confident or you want to proceed step by step? Послезавтра у вас командное соревнование. Что ты по этому поводу думаешь? То есть вы как бы настроены прямо на золото сразу или будете смотреть, как это будет step by step? Ну, мы будем очень стараться, конечно, будем все настраиваться на золото, конечно. We will try to win. Да, yeah, we have only one object. We have only one purpose to win. To win only gold medals. Bene, thank you so much and congratulations. Grazie a Francesca thank Forno you. Che rimane ovviamente lì in postazione, perché adesso dopo la premiazione abbiamo voglia di sentire sia Davide Di Veroli che ovviamente onore al vincitore anche il neo campione del mondo di spada maschile Luigi Middleton. Francesca, in breve, non so se ancora sei in collegamento, traduci quello che sostanzialmente è stato anche abbastanza chiaro ha detto Anastasia Soldatova, non so se ha sentito. Ladies and gentlemen,
bene, traduco io, insomma non è stato difficile quello che ha detto di essere stata particolarmente di essere particolarmente felice e contenta per questa vittoria. Alla domanda di Francesca relativamente alle sue attese all'inizio di questa giornata, lei ha detto: io pensavo soltanto a vincere ogni assalto. Sostanzialmente è quello che un po' dichiarano tutti gli atleti ogni qualvolta si fa questa domanda, no? È chiaro, sì, è una risposta quasi obbligatoria, no? Obbligata. Però comunque non è come nel calcio dove si gioca sempre in 11, eccetera, cioè ci sono anche delle variabili, perché penso che alcuni atleti possono rispondere anche in maniera diversa a questa domanda. Ci sono atleti che entrano al palazzetto concentrati perché il loro obiettivo è la vittoria, e altri che invece provano a trovare la giornata giusta. Ma eccoci qua con la premiazione della spada maschile giovani, con il podio composto dalle due medaglie di bronzo, cioè l'ungherese Koch e il francese Nguefroc, e ancora l'argento di Davide Di Veroli e la medaglia d'oro di Luigi Middleton. Questi sono i due atleti vincitori della medaglia di bronzo, ma stiamo ancora presentando i premianti. Cambiano soltanto nella componente della Federazione Internazionale, perché non è più il vicepresidente Anna Pascu, bensì è il segretario generale della Federazione Internazionale di Scherma, il greco Emmanuel Katsiadakis. E allora andiamo con la medaglia di bronzo, eccoli qua i tre premianti. La medaglia di bronzo va al francese Liliana Nguefroc e all'ungherese Mate Tamás Koch. Applausi per entrambi gli atleti che vengono premiati con la medaglia di bronzo, da Luca Campedelli, presidente del comitato organizzatore Verona 2018, e dall'ungherese, scusate, e premia anche l'ungherese. Oltre alla medaglia, dicevo, l'omaggio floreale anche per loro. E poi vedete questa scatola, non sono cioccolatini né tantomeno un uovo di Pasqua frantumato come oggi potrebbe essere, ma sono le due mascotte di questi mondiali. Applausi per i due atleti. E adesso il momento del nostro Davide. Esatto. Davide Di Veroli, eccolo qua. Bravissimo Davide. Vice campione del mondo a 16 anni, vice campione del mondo under 20 a 16 anni. Ha lo sguardo un po' rammaricato. Adesso vediamo il presidente, ecco, lo scaffetto del presidente e le parole del presidente scarso sono, diciamo, quasi una prassi. Lo scaffetto ovviamente bonario, ci mancherebbe, i complimenti da parte della Federazione Italiana Scherma, che su questo atleta e su tutto il gruppo della squadra under 20 e under 17 sta puntando parecchio, con il CT Sandro Como che può festeggiare tante medaglie. Questa è soltanto l'ultima di una lunga serie, quindi applauso a tutto lo staff tecnico anche della Nazionale Azzurro e ai maestri che lavorano nelle sale quotidianamente con questi atleti. Ma onore al vincitore Luigi Middleton dalla Francia, lui il campione del mondo di spada maschile under 20. Allora, adesso dopo le prime foto ci rivolgiamo alla nostra sinistra per ascoltare l'inno nazionale francese, la Marsigliese.
abbiamo ascoltato anche la Marsigliese. Come dire, peccato, permettetemi. Avremmo voluto ascoltare, avremmo voluto ascoltare l'inno di Mameli, ma va bene così, Davide Di Veroli ce lo farà ascoltare tante altre volte, ne sono convinto. Sì, ci dispiace molto per come è finito, ma come abbiamo detto prima, il rammarico dura quello che deve durare, perché veramente Davide, abbiamo un atleta eccezionale, oggi ha tirato in un modo eccezionale, bravissimo, concentrato, è un cadetto, ha fatto una medaglia d'argento da prete del mondo giovani. È un ragazzo che si merita veramente non solo questi podi, ma molto altri podi. Sì, per intanto però iniziamo da questo. Allora, mi dicono che ci ascolta Francesca Forno da bordo campo. A lei chiediamo adesso di rapire, tra virgolette, sia il vincitore, il francese Luigi Middleton, che poi successivamente anche l'azzurro Davide Di Veroli. Perché vogliamo sentire entrambi, anche perché sono stati comunque protagonisti di una finale palpitante. Lo dicevamo prima, abbiamo vissuto delle belle emozioni di sport, di scherma nel dettaglio, ma di sport a 360 gradi. È stata una bellissima giornata, assolutamente, sono stati degli assalti bellissimi. Si può vedere su una finale, un campionato del mondo, scusami, ha la priorità. Il selfie ai tempi tuoi questo non esisteva. Non esisteva proprio. Era difficile prendere una cabina telefonica e farsi una foto. No, scherzo a parte, abbiamo visto davvero una gran bella giornata, e se il buongiorno si vede dal mattino sarà un bel mondiale. Assolutamente, abbiamo iniziato già con un primo argento, domani scenderanno in pista categoria cadetti, sia maschile che femminile di spada, e abbiamo ottime possibilità anche domani di prendere medaglie. Sì, speriamo bene, si inizia alle 8:30 con la gara delle cadettine, con il girone sono 127 le atlete che saranno suddivise appunto nei vari gironi, nei 19 gironi, alle 10:20 si inizierà invece con la gara di spada maschile cadetti, saranno 152 a contendersi il titolo iridato di categoria, le finali inizieranno alle ore 18:45, ma il collegamento in diretta inizierà alle ore 18 perché avremo una, credetemi, straordinaria ed emozionante cerimonia di inaugurazione che sarà guidata dal direttore artistico dei mondiali, vale dire Dario Di Agostino, e quindi l'invito è vero, è Pasquetta, probabilmente leggete fuori porta, ma YouTube e Facebook permettono a chiunque, con qualunque dispositivo mobile, di poter seguire le emozioni della Cattolica Center dei mondiali cadetti e giovani in ogni dove, quindi dalle 18 collegatevi su YouTube della Federazione Italiana Scherma, ma anche su Repubblica TV, su Eleven Sport e su tutte le piattaforme che hanno accolto e accoglieranno il segnale qui dai mondiali di cadetti e giovani di Verona, perché la cerimonia di inaugurazione merita davvero. E allora stacchiamo ancora sul podio, dove chiaramente ci sono le foto di rito, possiamo intravedere sul secondo gradino tutto il team azzurro con il capo delegazione Maurizio Randazzo e tutti quanti, intanto scorrono i titoli di coda, ringraziamo Marco Buti, regista di questa produzione, sale tutta la squadra italiana, è bella comunque questa macchina. Molto bello, molto bello. I francesi stanno col tricolore accanto, ma noi purtroppo per fortuna riempiamo il podio. Riempiamo il podio. Io chiedo a Francesca Forno se può avvicinarsi per beccare subito gli atleti, sia il francese con accanto appunto l'altro compagno di nazionale che ha sfidato nella derby di semifinale, e poi Davide Di Veroli, in modo da velocizzare dunque chiudere questa prima giornata di gara qui dal Cattolica Center. Eccola qua il gruppo italiano che vedete sulla sinistra, si intravede anche la famiglia di Di Veroli, ed è bella questa immagine perché comunque le famiglie fanno parte del gioco, non fosse altro perché sostengono questi atleti quotidianamente. Accennavo prima che Davide Di Veroli ancora non è inserito in un gruppo sportivo militare, lo sarà a breve immagino, ma i gruppi sportivi militari raccolgono e sostengono quello che è un percorso già avviato dalle famiglie, inevitabilmente, e sostenuto anche in parte dalla federazione, che poi accoglie i top per portarli e condurli verso le mete più ambite. Io credo che Davide Di Veroli si stia liberando, quindi Francesca, non so se riesci a cogliere subito le emozioni di Davide, ti intravediamo immersa nel marasma mentre la fisioterapista della Nazionale Azzurra Beatrice Taffelli festeggia. Eccola qua Francesca, pronta a sentire direttamente dal podio l'atleta francese. Se è pronto Davide Di Veroli, andiamo su Di Veroli e poi sentiamo anche il transalpino. Eccolo qua Davide Di Veroli che si propinqua verso il microfono di Francesca Forno assieme a Luigi Middleton per l'intervista di rito.
Ti chiediamo, Francesca, di prendere per mano il francese e di portarlo con te alla premiazione. Sia audace, non avere timore reverenziale nei confronti del campione del mondo. Io non so se la regia riesce a realizzare l'intervista proprio da lì, ma ci spostiamo forse meglio in favore di camera. Francesca, porta con te il transalpino, mentre ci sono anche bambini che salgono sul parterre, il figlio del medico federale, il medico della delegazione azzurra, Gianvito Rapisarda. Dicevo, eccolo qua, Luigi Middleton che si avvicina a Francesca Forno. Eccoci in favore di camera, Francesca, a te per l'intervista al campione del mondo. Luigi, you have just won this competition. How do you feel about it? Est-ce que tu es heureuse pour les résultats ou pas? Yes, je suis très heureux de ces résultats parce que toute la saison j'ai travaillé et au final ça finit par payer. Aux Europes je perds sur Diveroli, j'ai pris ma revanche au monde, donc pour moi c'est une superbe performance et je suis très satisfait. Et ha detto che è molto felice di questo risultato perché ha lavorato tutta la stagione per raggiungerlo e soprattutto per lui vincere in finale contro l'atleta azzurro è veramente motivo d'orgoglio perché è campione europeo in carica, quindi aggiunge qualcosa di più a questo suo risultato. Compete par équipe, qu'est-ce que tu penses? Vous voulez gagner ou qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, bien sûr, on cherche toujours à gagner, mais là on va se préparer, on va se récupérer de la compétition individuelle et on se prépare tranquillement pour la compétition par équipe et on vise le podium, voir la première place. Per quanto riguarda la gara a squadre, sicuramente il loro obiettivo è la vittoria, però adesso è importante riposarsi nella giornata di domani e per cercare poi di portare a casa il risultato. Et enfin, qu'est-ce que tu penses de cette compète, de la ville et de l'atmosphère ici? Ben, c'est une très belle ville, Vérone. La compétition s'est super bien déroulée, il n'y a pas eu trop de retard, mais même la salle des finales, c'était super bien organisé, il n'y a rien à dire. Ouais. Donc, concludiamo con... Concludiamo con quindi complimenti al palazzetto, alla città di Verona da parte dell'atleta francese, gli facciamo in bocca al lupo e con grazie. Grazie Francesca, rimani lì per recuperare anche Davide Di Veroli, ti diamo qualche minuto, tanto è lì a disposizione, lo vediamo che ancora riceve i complimenti della famiglia. Bene, sentire dire queste parole da parte di un francese che si complimenta con l'organizzazione italiana, ovviamente c'è questa sana e sportiva rivalità tra l'Italia e la Francia, le due cugine, diciamo, sentire appunto queste parole fa piacere. Sì, fa piacere molto, perché la Francia è famosa per organizzare eventi della scherma, infatti benissimo, pensiamo soltanto alla gara di Parigi per la Coppa del Mondo, una gara organizzata in un modo incredibile con musica, spettacolo, intrattenimento, e ricevere i complimenti da parte loro per la nostra organizzazione, soprattutto per una fase finale con un parterre del genere, vuol dire che il lavoro che è stato fatto è veramente buono. Ed eccola qua ancora la foto di Davide Di Veroli con il tecnico delle armi, Salvo Migliore, tecnico delle armi di questa delegazione, ma lo abbiamo visto catturato da Francesca Forno che è in favore di camera. Allora ascoltiamo Davide Di Veroli e poi dopo concludiamo questa prima giornata di gare. A te Francesca. Ecco, allora Davide, secondo posto dopo il doppio oro agli europei. Come ti senti così a caldo, emozioni? Sei felicissimo? Priorità? Insomma, cosa ci racconti? Beh, diciamo in questo momento sì, felice per il secondo posto, ma diciamo parecchio dispiaciuto per l'oro mancato. E diciamo che in questo momento sono parecchio dispiaciuto per l'ultima botta perché comunque ho fatto un errore e mi è costato caro. Ma detto sinceramente, te lo aspettavi? È logico che uno lavora poi per il risultato, per la vittoria, ma te lo aspettavi stamattina, proprio appena entrato qua, senza considerare le sensazioni del girone e tutto, oppure sei arrivato e hai detto ovviamente punto a dare il meglio, ma... Diciamo che in ogni gara il mio pensiero principale è di tirare al meglio.
quindi non penso tanto a un'eventuale medaglia finale, ma penso a tirare stoccata dopo stoccata, assalto dopo assalto. Direi che per ora ha pagato. Domani gara, dopodomani altra gara. Come è impegnativo comunque da gestire? L'hai già fatto, hai avuto anche agli europei diverse gare. Come pensi di fare? Hai qualche tattica, strategia per conservare le energie? Perché non è facile, non è da tutti. Diciamo, come dicevo prima, cerco di vivere assalto dopo assalto, quindi non penso, cioè in questo momento, o meglio prima, durante la gara, non pensavo che avrei dovuto affrontare altre due gare nei prossimi giorni, ma ho pensato semplicemente a tirare in quel momento quella stoccata. Allora, in bocca al lupo per domani, in bocca al lupo per dopodomani, e festeggia perché giustamente te lo meriti, e grazie. Grazie a voi. Bene, grazie a Francesca Forno, grazie a Davide Di Veroli perché ci ha fatto vivere queste emozioni, grazie anche ad Alfredo Rota. Il podio è vuoto, si riempirà nuovamente domani, così come le quattro pedane colorate. E allora noi domani ci saremo ancora. Da Giorgio Caruso, Alfredo Rota, grazie e appuntamento a domani alle ore 18 con i campionati del mondo cadetti e giovani Verona 2018. Buona serata e ancora buona Pasqua.